Eccoci. Signori, benvenuti a tutti quanti a questa live Casa Vacomo. Oggi siamo particolarmente emozionati perché parleremo di un argomento non comune con una persona non comune, perché abbiamo Andrea Messere Iacca, che immagino che fra tutti quelli che vedete in questo momento sarete in grado di riconoscerlo, è la persona meno colorata, quindi è la persona più adatta a parlare di colore in questo caso, ma è un argomento assolutamente scabroso per noi, importante perché mettendo da parte magari quella fetta di utenti un pochino più esperti che lavorano nella fotografia. Che lavorano. Ah, volevo salutare comunque Federica e Veronica che sono a Ciao. fianco sempre. Io parto sempre così. Ne abbiamo bisogno sempre del 4 per giocare a Scopa. E Sì, avete quindi tutte le visto qua settimane prendiamo questa uno diverso. situazione quasi alla Kubrick, mi piace. Ah, un'altra cosa, prima di presentare il nostro ospite, il perché lo abbiamo invitato, ammesso che poi abbiamo fatto una cosa buona a farlo, vi ricordo sempre che per riuscire a vedere bene noi, ma anche voi poi di rimbalzo, le vostre domande, perché altrimenti noi le vediamo con un avatar assolutamente anonimo e un nome che è Facebook User, per evitare tutto questo dovreste gentilmente, tra l'altro lo trovate esattamente sopra questo post, trovate le istruzioni per farlo, se non sbaglio sto controllando anch'io, ecco, vi aggiorno, trovate un link attivo, il link è streamyard.com/facebook, vi ritrovate in una pagina con un grosso pulsantone azzurro, non potete sbagliare, fate un bel click e praticamente a quel punto siete in live, Se non siete volete riconosciuti. farlo per problemi di privacy, eccetera, basta che quando scrivete il vostro commento scrivete il vostro nome davanti, così almeno sappiamo anche Sì, nel caso sarebbe anche contrario. questo utile perché comunque è meglio che una situazione così anonima. Detto questo, tolgo e riprendo esattamente da dove dicevo. Cosa dicevo? Che a parte una grossa fetta di voi, o una piccola fetta di voi, che magari lavorano nel campo della fotografia digitale, sono già abbastanza esperti o comunque hanno una buona base su quella che è la gestione colore, Adobe, queste cose. Di solito non proprio artistiche, per quanto insomma è l'esperienza comune di tanti che lavorano invece con le Vacuum per fare disegni, inchiostri e colore, soprattutto per chi fa colore. Ecco, abbiamo appunto una buona quantità di anche proprio di coloristi, di gente con il colore ci lavora dalla mattina alla sera, che si ritrovano in delle problematiche che sono le stesse che durano da anni, da secoli probabilmente. Cioè, la più comune, no? Mi sono comprato questa bellissima Cintiq, che prima avevo uno schermo, adesso ne ho due, e quindi prima sapevo quali erano i colori, adesso non lo so più quali sono i colori giusti da usare. Per questo abbiamo insistito tanto, Andrea, l'abbiamo tampinato, seguito. Costretto a traslocare, prima stava in Puglia, adesso ha dovuto scappare, perché noi insistevamo così tanto per cercare di chiedergli lumi e di spiegarli a voi. E benignamente Andrea si presta a tutto questo e adesso ci spiegherà primo. Cosa sono? No, abbiamo poco tempo alla fine, insomma, però come fare a gestire il colore al meglio, almeno insomma darci le basi insomma, più indispensabili per farlo, e come cavarcela o come magari capire come fare a cavarsela anche nelle situazioni più imponderabili. E quindi cedo la parola ad Andrea, raccomandandogli di stare tranquillo, di rilassarsi, di non insultare nessuno di chi volesse fare domande, perché non perché sia irascibile, anzi è molto tollerante, anche devoto, però per dire, in questo momento è fuori da Facebook per motivi, vabbè, che non stiamo a A stigmatizzare. specificare, ho avuto un piccolo scambio di opinioni con Zuckerberg, insomma, non ci siamo Sì, capiti bene. ma Con lui personalmente, ovviamente.
Ok ragazzi, grazie a Zio Atos per questa splendida introduzione. E, oggi parleremo di un argomento spinoso, reso incredibilmente criptico da parte di vari blog e anche da parte di vari personaggi che insomma, si occupano in qualche modo in maniera un po' amatoriale della questione. E io devo promettere che è una materia che sto ancora studiando dopo tanti anni, quindi le cose che diremo oggi sono i rudimenti. I rudimenti, cioè un ABC, una bussola su come orientarci in questo mondo e renderlo il meno complicato possibile. E, prima di cominciare, Zio Atos, sento un orribile ritorno. No, io non lo sento. Chiedo No, loro, alle ok. nostre amministratrici, se anche Noi loro siamo a posto. sentono. Siamo tutti a posto, quindi. Ok. E un'altra cosa, siccome per far partire slide vanno via entrambi i monitor, Ok, quindi ti non vi mando vedo. in una situazione slide. Ok, questa cosa qui. Ho attivato l'iPad di fianco in modo da potervi vedere in faccia, altrimenti parlo con un monitor e mi sembra un episodio di Black Mirror, diventa anche un po' imbarazzante. Ci Ma siamo già dentro Black Mirror da un po', quindi fai bene ad sì, avere almeno il è monitor. un'osservazione adeguata. Esatto. Devo fare un po' il newbo di turno dicendo che andando sul gruppo Wacom non vedo nessun link per accedere alla diretta e non mi è arrivata nessuna notifica per accedere alla diretta. Basta ricaricare la pagina e automaticamente il post si pubblica da solo. La sto ricaricando da un bel po' di tempo, a dire vero. E ti metto anche il link direttamente in chat che abbiamo pubblicato, così ce l'hai. Sì. Ok. Perché Quello lì ci sentiamo un ovviamente, po'. sappiate che quando ci fate le domande noi ci mettiamo un attimino a rispondervi perché abbiamo qualche secondo di distacco tra la Sì. nostra live e la riproduzione in diretta della chat, della video chat. Intanto siamo già i Allora, ragazzi in 19 persone e non abbiamo neanche cominciato a parlare, quindi io direi successo che hai sollevato un bel polverone personale. Sì. e siamo pronti a domani. Mi dispiace deludere molti, ma No, non oggi deludere. dovremmo disilluderci da un po' di questioni che sembrano consolidate. Ecco, cioè, l'idea comune è che la gestione del colore sia come una sorta di magia, no? Che risolva tutti i problemi. Oggi parleremo con un po' di cose, parleremo di un po' di argomenti che faremo capire che alcuni problemi non sono risolvibili per limiti tecnici o anche fisici, anche nostri. Psicologici, Sì, psichiatrici. esatto, soprattutto psicologici, scusate. Io sto facendo mo molte cose contemporaneamente perché sto cercando di inviarmi il link, Beh, riesci a farle anche nonostante bene, vai tranquillo, quindi non c'è nessun problema. puoi anche Nonostante farci non un sia una caffè. donna, nonostante non sia una donna che Non sei bravo lo stesso nel multitasking, complimenti. questa è una prerogativa prettamente femminile. Vabbè, credo che debba rinunciare a questa cosa. Ok, adesso sono in diretta, mi vedo, quindi mamma, sono in TV. Ok, quindi vi saluto Vai su con lo questo show. monitor qui. Ah, bellissimo. Bene. Ok. Ti metto a tutto monitor, vai. Questo è il mio benvenuto, però si vede ancora l'anteprima, incredibilmente, o sbaglio? Ok. Questo è il mio benvenuto a tutti voi, sperando di poter esservi più utili possibile oggi. Vai tranquillo. Di solito i ringraziamenti si fanno alla fine, no? Però voglio mettere un po' le mani avanti Giustamente, chissà che per. cosa succederà alla fine, se ti vorranno ringraziare, quindi è bene farlo prima, cioè, hai fatto benissimo. Esatto.
Io di solito i ringraziamenti li faccio alla fine, stavolta li farò all'inizio perché sono le persone che mi hanno permesso di essere qui, lo farò molto rapidamente. Le persone che mi hanno aiutato, che mi hanno iniziato a formare in questo mondo, io ho cominciato a studiare questa materia nel lontano 2008 e i primi sono stati, devo dirlo, Giuseppe Andretta e Claudio Marconato, che sono stati i miei primi maestri, quelli che mi hanno aperto un mondo, che mi hanno rotto un po' le convinzioni. Poi c'è indimenticabile Mauro Boscarol che insomma è nell'improbabile ipotesi che qualcuno non lo conoscesse, uno dei più grandi esperti in Italia di colore. Poi vi linkerò anche il suo libro. Molto materiale che è presente in questa lezione è stato espressamente fortemente ispirato dal suo libro e dal suo materiale, dal suo blog che poi vi linkerò, per una semplice ragione, perché Mauro ha una dote incredibile, quella di sintetizzare in concetti molto complessi in due o tre parole, e io nemmeno in un milione di anni riuscirei a fare il meglio di quello che ha fatto lui. Quando lui dice che il colore è un evento, è una frase straordinaria, è inutile rigirarci attorno e trovare altre parole, il colore è un evento, è incredibile. Marco Livotto, un amico personale, lui ha anche un blog, ha fatto davvero tanto per la mia formazione, ha davvero fatto tanto per la mia formazione, alcune cose che vedremo in questo live sono anche ispirate da lui, dai suoi insegnamenti, sono stati suoi. No, siccome sono anch'io, insomma, particolarmente legato a Marco, ci tengo, insomma, a questo aspetto che stai, insomma, indicando i responsabili della tua formazione, e quindi, insomma, sapete anche con chi prenderla, insomma, da qui alla fine della... Prego, era solo un inciso. Sono persone che davvero mi hanno aiutato tanto, il mio amico Claudio Lodi, che lui mi ha aiutato tanto dal punto di vista... Sì, grande Claudio, perché... mi aiuta tantissimo, la sua conoscenza è vasta e quindi ho sempre da attingere da lui. E per quanto riguarda la questione Wacom, Davide, che è una persona che ho nel cuore incredibilmente, perché noi abbiamo cominciato con un rapporto professionale tanti anni fa, poi ci siamo scoperti come esseri umani e come colleghi. Davide, sei in ascolto. Se puoi evitare i dettagli, Davide, scabrosi, per favore. No, no. Davide, ricordo quando ci baciammo a Saigon nel 76 al chiaro di luna sotto i fiori di pesco, ed è stato incredibile. Davide, ce l'ho nel cuore, ecco. Bene. Andiamo avanti. Partiamo dai libri che mi hanno aiutato in questo percorso. Il libro di Claudio Oleari. Claudio Oleari è un gigante, non trovo altri aggettivi per parlare di Claudio Oleari. Claudio Oleari è un gigante. Purtroppo su YouTube c'è un unico video che vi consiglio di vedere, digitate Claudio Oleari e c'è un unico video, e c'è un interessante intervento sul colore, ma da lì si può vedere anche la statura di quest'uomo, nel senso che quando una persona dal pubblico gli ha fatto una domanda, lui sembrava un bambino a Natale, ringraziando questa signora per avergli fatto questa domanda, perché dimostrava interesse negli argomenti. Questo è un libro estremamente tecnico, quindi vi consiglio di iniziarlo dopo aver preso confidenza con gli strumenti di cui parleremo oggi. Il libro di prima lezione sul colore, che contiene ha ispirato molte slide che vedremo oggi, e leggendolo mi ha insegnato tante altre cose che non sapevo, è il libro della superba Paola Bressane. Questo è il libro meno tecnico di tutti, sì. Paola parla di psicologia del colore, quindi l'aspetto emotivo, come vediamo, perché... No, comprate i libri, non sono mai soldi buttati, assieme ai gelato e la pizza non sono mai soldi buttati. Ecco.
Il libro di Paola Bressane è bellissimo da leggere perché anche non è un libro tecnico, cioè è molto piacevole, scorrevole la lettura, poi quel tocco femminile che mi piace tanto. Sto facendo un sacco di violinate al pubblico femminile oggi, ma devo dire che quel tocco femminile che riesco a vedere nelle cose, anche nel linguaggio, nella morbidezza del parlare, quella carezza quasi materna quando coinvolge il lettore. Ecco, questo è un libro molto piacevole da leggere e, insomma, ed è molto utile. Bene, non ricordo più quali sono le slide, quindi le scopro insieme a voi. Quindi come colore, oggi dovete parlarci del colore. Colore. Ecco qua, ci arriviamo. Come stanno le cose oggi in Italia? Le cose oggi stanno in Italia nel senso che nonostante ci sia una profonda cultura sul colore, cioè una profonda tradizione artistica, non c'è nessuna formazione artistica sia dall'elementare, le medie, superiori e nell'università. Non c'è alcuna facoltà di colorimetria nelle accademie di belle arti. Quando chi si occupa di colore dovrebbe sapere queste cose basilari che vediamo oggi. E purtroppo, insomma, oggi c'è ancora molta confusione proprio perché non c'è cultura del colore. Sei contento? Adesso passiamo un po' al vivo. Oh. E queste sono le slide che ho messo per mettere le mani avanti, quindi oggi parleremo di argomenti molto complessi. E si tratta non di un approfondimento specifico sul colore, ma sapere conoscere l'esistenza di alcune cose, quindi servirà per futuri approfondimenti. A chi è rivolto? Ai neofiti, ho messo anche l'accento perché dimentico sempre come si legge, proposto come menù degustazione. Cosa no, scusa, era per riportare un attimo sulla terra e Romolo la dimensione più umana, quello che stai cercando di spiegare. Tutto qui, ecco, poi tienine conto, ecco, vai. Romolo è un grande amico, assieme al grande Claudio Lodi. Cosa volevo dire oggi? Che sono argomenti resi purtroppo molte volte inutilmente complessi. Ogni singola slide che vedremo oggi richiederebbe ore di approfondimenti. Quindi non sarò estremamente tecnico, perché altrimenti sarebbe il cane che si morde la coda. Quando io ho iniziato a studiare, la prima volta che mi parlò Massimo Montertino, la prima volta che mi parlavano Claudio Marconato e Giuseppe Andretta, io non ci capivo granché. Non ci capivo granché, ma almeno sapevo dell'esistenza di alcune cose. Per questo oggi non sarò tecnico, sarò in qualche modo il più possibile accomodante, e anche perché lo zio Atos mi ha impedito e categoricamente proibito di essere tremendamente tecnico, giusto? Non abbastanza, a quanto pare, comunque. Beh, tanto ci sarà al momento domande dal pubblico, che sarà quello che ti metterà alla prova, quindi vai tranquillo. Anche sulle domande ci sarà, ho messo una slide, nel senso che secondo la mia esperienza in didattica, come avete visto, il sovraccarico di informazioni per singole lezioni non serve a nulla, fa più danni che bene. Quindi oggi quello che abbiamo detto, cioè quello che ho detto è appunto, non sarò molto tecnico. Le risposte ad alcune domande potrebbero richiedere premesse articolate, quindi anche le specifiche problematiche, quando qualcuno viene mi dice ho il monitor giallo, ok, sì. Non ho la bacchetta magica, bisogna capire perché è il monitor giallo. Spesso bastano più operazioni, spesso basta andare a reimpostare il profilo del sistema operativo, però richiede una risposta articolata e quindi uno scambio di informazioni. Quindi magari in chat non potrò rispondere a tutte le domande immediatamente. Vediamo. Quindi le risposte alle domande richiedono... Questo, e metto le mani avanti, ragazzi. Se vi occorre, farò una risposta scritta sul gruppo Wago. Alcune slide sono volutamente lunghe, proprio perché poi se lo andate a rivedere potete rileggere con attenzione, con un fermo immagine, quello che ho scritto. Le domande che hanno in qualche modo ispirato questo webinar o questo incontro sono quelle che vedo tutti i giorni, sia su questo gruppo Wacom, sia su altri gruppi, e che mi fanno perdere un po' la speranza nell'umanità. Ecco. La pazienza. La prima domanda è,
Sì, come faccio a tenere in stampa gli stessi colori che vedo al monitor? Su questa domanda non l'abbiamo fare una sentita piccola... mai. È nuova, nuova. Se vuoi rispondere subito, sentiti libero, cioè non... prima delle altre. Se vuoi rispondere subito, domanda per domanda, fallo. Poi... Ecco, su questa cosa ho un rapido aneddoto, perché molti anni fa una persona nell'ambito della formazione di stampo nazionale molto famoso in Italia, io ero lì presente, quando gli fecero questa domanda dal pubblico, questa persona, non dico se donna o uomo, rispose aprendo le finestre di impostazioni di colore di Photoshop dicendo devi essere bravo con questa finestra qui. E ho visto quel giorno c'erano più di 500 persone e 500 persone hanno preso appunti. Siccome quella persona è molto famosa e se gli vai a dire che quella frase era sbagliata dal punto di vista concettuale, anche tecnico, avrebbe comportato problemi. Quindi ognuno dice la sua, no? Però, insomma, oggi spero di dare delle indicazioni per essere più autonomi possibili. Come faccio a rendere i colori del mio monitor fedeli? Ci ho messo un SIC, che in latino significa proprio così, perché questo concetto di fedeltà, ragazzi, fedeli a che cosa? Come dice il grande Mauro Boscarol, fedele a che cosa? Non esiste nessuna fedeltà, come vedremo dopo. Noi dobbiamo istruire il monitor secondo alcune specifiche. Perché visualizzo i miei file in maniera differente su altri monitor o computer? Scommetto che questa frase non l'avete mai sentita, giusto? Guarda, mai nella vita, mai, no, mai. Non ti voglio contraddire. Cioè, neanche come la frase si può stampare. Esatto, stavo pensando alla stessa cosa. L'altra frase, che profilo utilizzo per andare in stampa? Che profilo utilizzo per i miei file? Tutte queste domande richiederebbero giorni, mesi, anni di risposta, però lo faremo in un'ora circa. Abbiamo due ore, cioè, fai tu. Hai destino di 25 persone collegate in live che ti stanno pendendo dalle tue labbra, sappio. Ho rovinato la vita a molte più persone in vita mia, però rovineremo la vita di altre 25 persone oggi. L'importanza... Bello tutto questo. Cioè, l'importanza... Della nomenclatura. Lo so che mi ritieni noioso, zio, però... No, tutto fuorché noioso. Guarda. Io ti ascolterei per minuti. Vai, vai. L'importanza della nomenclatura è importantissima in questo frangente, perché se fai una domanda a una persona esperta che è abituato ad utilizzare dei termini tecnici, ha difficoltà ad aiutarti. Ad esempio, ho fatto una raccolta di domande un po' strane. Può capitare che la domanda è essere posta nel mondo sbagliato. Quindi oggi, con gli strumenti che daremo oggi, impareremo anche a fare domande nella maniera corretta, a capire cosa non va nel nostro computer. E imparare appunto a utilizzare i termini giusti vi aiuta a chiedere aiuto. Come diceva, mi sembra, Umberto Eco, prima di darle una risposta le rimetto a posto la domanda. Così, esatto, mamma che... mia, che grande. E qua si fa sempre filosofia... Casa Wacom si fa sempre filosofia alta. Diciamo che tutto questo... lo sapevamo già, quindi da qui possiamo avanzare. Perfetto. Lo sapevi tu? Colore? Cioè, perché molto... Le domande le abbiamo già, qualcuno può darsi le abbia già sentito. Invece da ora... Quindi le licenze che ci prenderemo oggi, il termine colore, perché molto spesso viene confuso con tinta, colorante, colore... Calibrare il monitor, che vediamo, è una cosa che si suddivide in tre fasi. Luminosità nel modello LAB, perché è un'errata traduzione che perpetra anche Photoshop, luminosità in realtà è chiarezza. Fogra 39 è un profilo. In realtà Fogra 39 non è un profilo, ma una caratterizzazione normativa ISO per un certo tipo di stampa offset. Ma non andremo appunto nello specifico. Come faccio ad avere la prima? No, bella anche la Fogra, che è una caratterizzazione ISO. Caratterizzazione. Caratterizzazione. T
ti metto tutto il score. No, lascialo così perché così vi vedo, ecco. No, bisogna del contatto umano, questi giorni che ne abbiamo poco. Sennò più piccole le scritte. Ma si legge, dai. Lo so che a una certa età poi uno inizia ad avere un po' di mancanza di lettura, però ecco, insomma. Ci vogliamo bene. Eccolo là, bravo, vedi che hai capito? Okay. Se facciamo un giro nei vari blog... Tu che cos'è il colore? Anzi, chiediamolo ad Asos, che ha appena messo gli occhiali, chiediamo che cos'è il colore. Oh, Federica, vediamo che cos'è il colore, cosa rispondereste? Vai zio. No, molto volentieri, ti faccio solo notare che abbiamo montato tutta questa cosa perché dovevi dircelo tu, a parte questo. È inciso. Comunque, il colore è sicuramente un'opinione, sicuramente un'opinione. Una sensazione... Il grande Leonardo Agosti, perché ho fatto vari scherzetti nella mia bacheca. Esatto, il colore è un'opinione. Che ci ha messo il sorrisino, Leonardo innanzitutto non ha bisogno di presentazioni, ci ha messo il sorrisino, Leonardo è un esperto in materia, però non ha mica nemmeno tanto torto in questo senso il caro Leonardo. Quindi, ma passiamo a una piccola provocazione che ho fatto qualche tempo fa sulla mia bacheca. Pensiamo alla parola rosso, che lo utilizzano quasi tutti quanti quando si parla di questa materia, proprio perché il rosso è il colore preferito di tutti. Siamo tutti un po' rossi, il nostro sangue è rosso, la Ferrari è rossa, la Ducati è rossa, le mele sono rosse, è il mio colore preferito. Quindi, questa domanda me la ricordo, ha un mozzo che di familiare, chissà come mai. Ha scatenato un vero putiferio. Perché io non so voi, ma nessuno di questi colori secondo me è rosso. Ora non so se è un problema al solito. Ammazza, anche io li vedo male, e questo ci aiuta anche per le problematiche. Questa è una problematica riguardante il colore che capiremo più tardi. Ecco, se dovessi guardare sul mio computer io vedo 5 tonalità di rosso, se lo vedo sul mio iPad vedo delle tinte che vanno dall'arancio al marroncino. Ecco, dall'arancio al marroncino, esatto. Mi sa che tutti stanno vedendo dall'arancio al marroncino e tu stai chiedendo qual è il rosso, il che porta l'imbarazzo di questa live a un livello ancora più alto. Però va bene, rimaniamo su un ambito simbolico, ecco. Qual è il vero rosso? E ora ce lo dirai, penso. Le risposte dell'esperimento sono state quando... sulla mia bacheca si vedevano in maniera decente, il vero rosso è il numero 1 perché R255G0B0, non è vero perché ho scelto a caso, è indiscutibilmente il numero 1 perché è il più puro, ciano 0M100, giallo 100K0, come sopra, quindi anche lì l'avevo messo a caso, 1 e 5 sono perfettamente identici, quindi 2. Quindi, a prescindere che stiamo vedendo del tutt'altro che rossi, ma l'1 e il 5, queste sono vere risposte, ragazzi, quindi ho preso le più fantasiose, le più... è un campionario di tegole in realtà, esatto, caro Matteo, è un campionario di tegole. Escludo 1 e 5 perché sono arancioni, quindi 2, il 2 è un marrone scuro, quindi il 5 è rosa, quindi 1. Io prenoto IAC per la lezione numero 2 di colore. Quindi, comunque, ecco, vorrei accogliere una doverosa critica, ma non verso di te, verso di noi che stiamo purtroppo. Ora non so, al solito c'è questo problema che se non vi registrate non vediamo i vostri nomi. Questo è Daniele Castellani. È armato. Allora, io vorrei adesso seriamente lasciare la parola al maestro e cercare di non ridere nemmeno sotto i baffi per fare un attimo un po' più di chiarezza, ma non la chiarezza nel senso del metodo lab,
perché già con queste tegole arancioni che erano rosse, penso che abbiamo delle difficoltà. Comunque, prego, fuori dalla caverna, Pietone. Io ringrazio chi mi ha chiamato maestro, ma io so di non sapere, quindi parlando sempre di filosofia, ma tutto suono fuorché maestro, ho già detto che sto imparando, grazie per la tua gentilezza, ma non sono maestro, ti ringrazio. Non è falsa modestia, ma davvero. E, quindi fuori dalla caverna di Platone andiamo a scardinare un po' di quelle convinzioni comuni che sembrano banali per alcune, o sembrano banali una volta che scopriamo. Fuori dalla caverna di Platone, il mito della caverna di Platone, credo che più o meno tutti quanti lo conosciamo, ma non vogliamo approfondire la materia, e se volete andate ad approfondire che cosa significa. Quindi fuori dalla caverna di Platone, fuori dalle nostre convinzioni, ognuno di noi vive un'esperienza oggettiva sul colore. E in realtà anche una scoperta piuttosto recente, che è presente nel blog di Paola Bressanne, è che un campione molto ridotto di donne potrebbe vedere una gamma di colori molto più ampia rispetto al resto della popolazione mondiale. E questo per me è un fatto incredibilmente affascinante, perché potrebbe essere un anello di congiunzione tra uno stato dell'evoluzione e l'altro. Oggi parleremo anche in misura minore di evoluzione. Quindi addirittura se alcune donne riescono a vedere più colori nell'arcobaleno, possono far parte di quella minuscola parte della popolazione mondiale. Stiamo parlando, se non erro, 3 o 4% della popolazione. Ma penso che Veronica sia una di queste. Cioè, io ho sempre identificata con una persona che percepisce molti più colori. Noi stessi percepiamo molti più colori quando la vediamo, soprattutto nei capelli. Prego. Molti pensano che il colore sia una proprietà intrinseca dell'oggetto, che questa è una cosa molto antica, molto primitiva, si vuol dire, perché alcuni possono pensare anche che l'oggetto che abbia quel colore, no, in realtà no, non funziona esattamente così. Questo lo dimostra il fatto che noi, se siamo alla luce del sole, abbiamo un aspetto, e che quindi abbiamo un aspetto che è quello che tutti conosciamo. Se andiamo la sera in discoteca sotto le luci stroboscopiche, cambiamo colore in continuazione, cioè non è davvero quello il nostro colore. Quindi questo già potrebbe creare qualche ragionamento in più. E quindi qualcuno si stupirà, quindi, che tutte le sensazioni di colore sono assolutamente individuali. Quindi qui ho messo il quadro di un mio pittore prediletto, che si chiama Mark Rothko. Tra l'altro io questo dipinto l'ho già visto, Orange, Red, Yellow, del quadro di Mark Rothko, appunto. Andate a vedere chi è. Il colore è il frutto appunto di una complicata correlazione del contatto tra mondo esterno, i nostri occhi e il cervello. Ma ora Polcarol, un po' di appunti su quelle che potrebbero essere ottime risposte da dare ai clienti quando i colori non li soddisfano. E questa, ovviamente in fiera. Sì, mi piace molto il fatto che il colore è un'esperienza individuale, oppure anche questa qui. Non so con quanto parleremo anche di questo. Ok. Parleremo anche di questo per chi lavora in tipografia, diciamo quelle un po' più di alto livello. Di solito le bozze, la prova a colore, la famosa bozza prova a colore, viene mostrata al cliente con sotto uno specifico illuminante, che è un visore che ha un determinato tipo di luce. Lì sotto il cliente firma il visto si stampi. Quando il cliente viene consegnato lo stampato e magari non voglio complicare di più le cose, quando il cliente viene consegnato lo stampato e vuole fare una contestazione, con le misurazioni possiamo calcolare il valore di delta E, che è la differenza di colore. Cioè, con uno strumento specifico che legge i valori numerici del colore della bozza firmata, della bozza stampata alla fine, se il delta E supera i valori del contratto, allora si può dare avvio a una contestazione. Ma non voglio complicare di più le cose, sono argomenti, diciamo, sempre molto complessi. In sintesi, ma davvero in sintesi,
Il fenomeno della visione del colore è una radiazione elettromagnetica. E adesso vi faccio vedere questo piccolo schema che lo trovo incredibilmente affascinante. Che si stanno molto bene, li avrei presi al mercatino dove si serve Cristiano Malgioglio, credo. Bene, il fenomeno della visione del colore. Questo schema ci fa capire quello che succede là fuori, fuori dal nostro mondo interiore. Cosa succede? Ragazzi, mi dispiace che sono argomenti tecnici purtroppo e quindi bisogna essere un po' noiosetti. No, ma ci stai andando bene. Poi, come vedi, nel momento in cui rischi di annoiare, stavo facendo di tutto per... Abbiamo anche dei commenti a parte da mettere ogni tanto, non ti preoccupare, che ti impediscono di essere una persona seria, quindi... Vai tranquillo. Ma lo sapete qual è il problema di voi artisti, tutti quelli che stanno partecipando a questo webinar? Che voi artisti, oltre ad avere la incredibile presunzione di voler essere pagati per il vostro lavoro, e questa è un'assoluta forma di arroganza. Sono perfetto. Inaccettabile. Ma fate un lavoro che vi piace. Fate un lavoro che vi piace. Perché essere pagati? Quindi, oltre ad avere questa arroganza, diciamo che queste materie tendono a piacervi un po' poco, però diciamo che vedremo successivamente come questa cosa può esservi utile nel vostro mondo. No, io l'ho portata, giuro. Io l'ho data all'università, abbiamo dato gli esami, siamo delle brave persone noi. Io ho fatto traumatologia. Ecco. Traumatologia, ho studiato un colore. Una tesi, mi hanno dato... Guarda. Avete passato questo esame? Sì. Però tanto tempo fa, quindi ho bisogno di una rinfrescata. Quindi, chi è l'autore? Torquist. Bene, diciamo che questo schema... lo trovo incredibilmente affascinante, come tutta la materia del colore la trovo incredibilmente affascinante, e se leggete il libro di Paolo Bressan riuscirete anche a comprendere del fatto che il colore sia stato fondamentale per la nostra sopravvivenza, per la nostra evoluzione, che ci ha reso la specie dominante sul pianeta, e dopo capiremo il perché. Cioè, noi basiamo la nostra vita sul colore, e anche culturalmente il colore ci condiziona. Se vediamo il cielo azzurro, noi usciamo tranquillamente; se vediamo il cielo grigio, prendiamo l'ombrello. Queste sono banalità magari, ma anche per la questione del cibo. Noi riusciamo a riconoscere tramite il colore se un cibo è andato a male oppure no, e quindi ci aiuta nella nostra esistenza, cioè nella nostra sopravvivenza, scusate. E anche gli uomini primitivi, il fatto di differenziare dei frutti dall'albero, cioè i frutti che erano colorati dall'albero verde, ha permesso di iniziare una dieta frugivora, poi onnivora, ma che ha permesso la continuazione della specie. Quindi questo schema... Io continuo ad appuntarmi a queste cose come da dire ad un cliente che non è soddisfatto della stampa, te lo dico, cioè, gli faccio notare che i funghi avevano dei colori. Comunque, ma questo è in contrasto con quello che dicevi poco fa, che il colore è un'esperienza individuale e la fedeltà in realtà è una parola che non... conosce. Aspetta, ci arriviamo. La fedeltà è, cioè, sulla fedeltà ci arriviamo. Diciamo quindi, Mauro Boscarolli in quel libro lì parla di due mondi, uno interiore, quello che fa parte della nostra sfera personale, psicologica, e cioè come percepiamo quegli stimoli, come il cervello rimodula oppure ricostruisce questi stimoli del mondo esterno. E quello esterno, quello oggettivo, che è fatto di radiazioni, appunto quelle che vediamo qui in questo schema. Vedete che tutte queste, la luce è una radiazione elettromagnetica come tutte le altre presenti nello schema. Quello che veramente cambia in queste frequenze, vedete che qui questo simbolino qui, che si chiama lambda,
fa distinguere le onde corte da quelle lunghe. E il fatto straordinario, cioè il fatto incredibile, è che nonostante abbiamo questa incredibile quantità di stimoli all'esterno, noi siamo praticamente ciechi. Questo piccolo pezzettino che poi vedete che qui c'è, è indicato come 700 nanometri a 400 nanometri, alcuni libri segnano 380, 780, diciamo che ognuno dice la sua, però insomma quello è più o meno il range. Noi siamo praticamente ciechi al mondo circostante, noi non riusciamo a vedere le onde TV, microonde, infrarosso. Provate a immaginare quanto potrebbe essere delirante un mondo di questo tipo, se quando andiamo a fare la risonanza magnetica noi riuscissimo a vedere tramite dei colori che non riusciamo a immaginare quelle frequenze, oppure vedere il cornetto che sta dal microonde, vediamo questo lampo luminoso nel microonde, sarebbe un delirio totale. Cioè anche le onde radio, le onde radio, quelle che ci permettono quelle che ci permettono di ascoltare la radio, sarebbe un delirio del mondo circostante. Sarebbe una figata super allucinante. Scusate, vado in trip lisergico. In posta privata Scarol, che mi dice che se lo nomino un'altra volta denuncia sia te che noi. Va bene. Sto scherzando. Beh, è un grande Mauro. Ciao, Mauro. Mi hai fatto perdere il filo. Aspetta che allora, ecco, abbiamo due commenti, uno di Matteo Cuccato e uno di Katia Longhi, se zio vuole andare a vedere nella chat, eccolo. Questo è il primo. Sì, vediamo. No, io mi rendo conto che Andrea sta cercando di fare un discorso serio e meno viene... E noi gli impediamo di lavorare. Sì, ma perché non abbiamo ancora trovato quella situazione di equilibrio tale... Che ma guarda che siamo già migliorati rispetto a prima. Siamo anche migliorati, pensa a te come eravamo prima. Ma sappiamo che insomma gli artisti fanno uso di sostanze che cambiano la loro percezione del colore, almeno siamo lisergici. Può essere la spiegazione, caro Matteo. Prego. Secondo alcune serie TV tipo Breaking Bad, possiamo capire che alcune metanfetamine possono far vedere i colori che non siamo mai riusciti a immaginare. È un'esperienza che non ho mai avuto e che mi terrò la curiosità, nonostante sia appassionato di colore, però diciamo che noi riusciamo a vedere soltanto questo piccolo isolotto di frequenze. E quando si parlava di frequenza individuale, di realtà, di fedeltà, sappiamo che altre entità viventi riescono o vedono queste frequenze in maniera differente, perché hanno una struttura visiva, un altro apparato visivo, e quindi le percepiscono in maniera differente. Quindi andiamo a fare una domanda di tipo filosofico: cos'è la realtà? Non esiste nessuna realtà, anche il fatto dell'esistenza del colore potrebbe essere una cosa che insomma lascia il tempo che trova, andiamo sul limite del filosofico e poi facciamo sempre a botte quando si parla di filosofia. Quindi è importante tenere presente che non è il colore che corrisponde a una frequenza, cioè quando parliamo di 400 nanometri o 450 nanometri non stiamo indicando un colore, ok? È esattamente l'inverso. È una data frequenza, un insieme di frequenze che una volta aggiunte al nostro occhio poi rielaborano questa sensazione del colore. E quindi ci sono più protagonisti in questa ricostruzione, più attori, non andrò nello specifico e così via. Questo, diciamo che è lo spettro di colori visibili, e ha creato molta confusione e sfatiamo alcuni miti. Questi sono, diciamo, i colori dell'arcobaleno, ma vedete che mancano all'appello molti colori. E alcuni buontemponi hanno detto che qui non c'è il magenta, quindi il magenta non esiste. Siamo fermi lì, stiamo fermi un attimino. Non è che il magenta non esiste. Il magenta è un colore non spettrale che non è compreso nello spettro. E quindi come facciamo a vedere altri colori non spettrali? Sono appunto più stimoli che arrivano al nostro apparato visivo e ricostruiscono quello specifico colore.
Quindi questi sono definiti colori spettrali. Quelli che non sono presenti in questo elenco, sono cioè in questo range, non sono spettrali. Quindi, misurare il colore. Siamo arrivati quasi al punto, il nodo gordiano della situazione. Abbiamo classificato il fenomeno fisico e anche quello dal punto di vista umano, no? Abbiamo i presupposti per descrivere i colori in maniera assoluta. Quindi non diciamo più rosso, violetto, testa di moro, pervinca, violetto, blu tiffany. Piano, sono nomi che... No, vabbè, però... Vai. No, stavo leggendo il commento, ecco. E quindi questi sono nomi di fantasia che diamo, ma non indicano niente, appunto. Quando noi andiamo a indicare il rosso, cioè andiamo a indicare un altro rosso, essendo il rosso o un qualsiasi altro colore una sensazione psicofisica individuale, non è comunicabile. Quindi, quando non è comunicabile, dobbiamo tener conto di questo fatto anche in virtù di quando operiamo con le macchine. Le macchine intendo un qualsiasi monitor o con qualsiasi stampante. Le macchine sono stupide, cioè non hanno la stessa nostra evoluzione che riusciamo a esprimere dei concetti così complessi. Parliamo dell'ente pensante di Heidegger, se vogliamo parlare di... cioè l'ente è l'ente appunto che si pone la domanda sull'esistenza, ecco, è la stessa cosa, cioè più o meno la stessa cosa. Quindi dobbiamo insegnare le macchine al monitor a ragionare. Come facciamo? Questo metodo che zio, dimmi. No, mi ero perso un attimo su Heidegger. Non ti contraddirei mai, non in questa sede almeno. C'è Romolo Di Michele che chiede cosa poter fare per metterti i bastoni tra le ruote, sta cercando consigli. Ma io direi morire. Non dobbiamo mettergli i bastoni tra le ruote, semmai dobbiamo aiutarlo ad aiutarci, esatto. Vogliamo aiutarti ad aiutarci, Andrea. E non so se questa diapositiva ti aiuta a farlo. Però, dai, vogliamo Romolo, andare fino in fondo. Romolo, sono giorni che si sta preparando a questo giorno. Per lui è come Natale. In background. Bene. Un piccolo commento che è un po' la sintesi di come ci sentono probabilmente molti di quelli che stanno ascoltando per ora. Perché Katia ci rappresenta, sappi Katia che ci rappresenti sempre. Quindi tanto troverete questo video, rimarrà in archivio e lo potete rivedere tutte le volte che vorrete e alla fine della... 20ª volta che lo vedrete avrete capito effettivamente che cos'è il colore. Mi dispiace se sei andata nel pallone, perché era ci ho pensato davvero tanto tempo su questo corso a ogni specifica slide e ho pensato al modo di semplificare il più possibile, tant'è che all'inizio ho detto che comunque molte cose tenderò a semplificare, le cose sono molto più complicate di così e addirittura credo che mi guadagnerò qualche critica da parte dei più esperti facendomi essere magari un po' preciso, un po' approssimativo, però ripeto, questo è propedeutico per cominciare a studiare il colore in maniera più approfondita. No, ma non credo che nessuno possa dire che stai dicendo inesattezze o insomma... Non inesattezze, l'approssimazione. Ma neanche. Anzi, ti inviterei a essere ancora più approssimato. Guarda, voglio sfidare... RGB e CMYK sono la stessa cosa. Portare la capacità proprio al limite. Approssima, ma prosegui, prego. Ok, cercherò di essere più sintetico. Pensa che l'ho rifatte 20 volte queste slide per rendere più semplice. Non ascoltare lo zio, tu vai avanti verso il tuo cammino, il tuo obiettivo. Sì, che sì. Noi siamo con te. Faccia nessuno, vai. Ecco, questo schema è una cosa che magari mi farà guadagnare qualche critica, perché questo schema
assolutamente antiscientifico e serve semplicemente per far capire un po' come funziona la struttura di LAB, di LAB, scusate, no? Molto spesso viene impropriamente chiamato LAB, però è LAB. Diciamo che questo serve un po' a capire la struttura di LAB, che è molto, molto diversa da CMYK RGB, perché questo metodo di colore è stato sviluppato prima nel 1931 e poi nel 1976 con il CE Lab 1976, quando si è stato stabilito l'osservatore medio, ma non vado ad approfondire. E questo metodo di colore è molto particolare perché è stato formulato su come ragiona il cervello. Se volete poi vi do dei link specifici per far capire perché è basato sul nostro cervello, ma fondamentalmente è fatto di un asse L, scusate qui c'è un errore perché ho messo meno 128 più 127, ma è da, anzi lo correggo subito. No, ok. Ok, non è meno 0 ma 0 e 100, ok, belli. Altrimenti dicono bla bla bla, ok. È andata via, non c'è più, basta. Ok, è tornato. Quindi abbiamo un asse L che va da 0, ho messo un 50 al centro per dire che c'è un punto che va a 50 e va a 100. Molti, anche se sembra scontato dirlo, confondono questo asse L come nero e bianco. No, non è nero-bianco, ma è l'asse, quando diciamo L0 indichiamo assenza di luce. Sì. È il punto minore in cui noi riusciamo a percepire la luce. 100 è il massimo della luce che riusciamo a percepire. E questo per dirci che se la bellezza di Zio Athos può essere considerata nell'asse L 110, vedete quanto è bello e fulgido il nostro Zio Athos, anche con un paio di occhiali da sole non riusciremmo a vedere più di così. L'asse A e B, L sta per lightness, quindi è l'abbreviazione di lightness in inglese, A e B non sono l'acronimo di niente, sono semplicemente degli assi, vanno dal verde al magenta e vanno da meno 128 a 0 a più 127. E lo stesso è l'asse della B, quindi vanno dal blu al giallo. Questi colori, queste parti qui, vengono chiamati opponenti in colorimetria. Vengono chiamati opponenti proprio perché non si potranno mai incontrare in vita loro. Tant'è che Adobe, nella color correction, anche nelle video, quando facciamo una correzione a una nostra immagine, dobbiamo andare a lavorare sul suo opponente. È inutile andare a smanettare sulle curve all'infinito. Se un'immagine ha una dominante gialla, dobbiamo andare sulla curva di RGB, la B, andare a lavorare sulla curva B, muovendo quello già vediamo che riusciamo a correggere la nostra immagine. Se permettete, ho un'immagine che vorrei farvi vedere come esempio, sì. Se volete. Sì, certo, sì, vogliamo, assolutamente. Noi vogliamo avere tutto. Sì. Siamo qui in attesa spasmodica. Allora, sample file, perché non so cosa vedete adesso, spero non la mia cronologia. Vediamo anche tutti i tuoi dati personali. Pubblico al volo un commento che anche questo è semplificativo del momento. Deve essere è sempre interpretato in almeno due modi, a seconda di dove mettiamo lo spazio. Comunque. Non ho capito. C'è Romolo che dice mio Dio o mio odio a seconda, mio. A seconda degli spazi, sì. Allora eccolo qua, mi dite se lo vedete? Sì. Aspettate che io ho un po' un ritardo. Deve essere gustoso come piatto, sì. Beh, almeno è esatto. Non parleremo nella fattispecie di Color Checker Passport, che è uno strumento che riguarda la gestione del colore in fotografie, che crea profili DCP, che stanno da Digital Camera Profile, che crea appunto dei profili DCP. No, vabbè, no. Non lasciamo perdere perché richiederebbe un approfondimento a parte.
Quindi per consolidare questo concetto, ragazzi, questo vale anche per i post-produttori, chi vuole risolvere materie, cioè correzioni di vario tipo in Photoshop o in qualsiasi altro software. La logica è sempre la stessa. I colori funzionano sempre alla stessa maniera, a prescindere dal software che si utilizza. Affinity Photo, DC RAW, Focus di Hasselblad e così via. Quindi possiamo notare, a meno che nessuno abbia particolari problemi con i monitor, che questa immagine è viziata da una dominante gialla, dominante appunto il colore che predomina. E vedete che qui è la cosa molto interessante, vedete, che Camera Raw ha messo i valori di temperatura e tinta che sono esattamente quelli dei canali degli AB. Vedete che exposure, diciamo, se vogliamo imparare a memoria, avendoli, questo è lo stesso sull'Lightroom, se volendo andare a imparare a memoria questi assi, vedete che exposure potrebbe funzionare quasi come l'asse della L. E la tinta è l'asse della A e la temperatura è l'asse della B. Non sono la stessa cosa. Attenzione, non andate a dire che il canale della A rappresenta la tinta di Camera Raw, perché tutti magari si sbagliano in questo senso. Quindi guardate questo fatto interessante. È che se abbiamo una dominante gialla, andremo a lavorare esattamente sul suo opponente, che è il blu. Vedete? Se andiamo a correggere con la temperatura, il giallo sparisce, ok? Però poi si crea una fastidiosa dominante verde. Qual è l'opponente del verde? Il magenta. Quindi, andando ad aggiungere il magenta, vedete che l'immagine si corregge. E quindi, conoscendo la teoria di base di queste cose, non devo andare più a fare infinite regolazioni sulle curve di Photoshop o in Camera Raw. Conoscendo questo concetto e conoscendo il fatto che gli opponenti non si incontreranno mai, non esiste un blu tendente al giallo o un verde tendente al magenta, sono opponenti, freddo, caldo e così via. Che poi ci siano maniere più veloci e comode per poter fare le correzioni in un click, esattamente come ci offre il Color Checker Passport, è un altro paio di maniche, ma qui stiamo parlando di teoria in questo caso. No, invece è molto interessante, sta veramente diventando interessante questa live, spero di condividere questa sensazione con tutti, proprio perché sei andato su un aspetto pratico. E è bello poi questa cosa che gli opponenti non si incontrano mai. Mi viene però da farti una domanda, che cosa succede nel punto zero dei due canali A e B? Non, bella domanda. Colore o... no, perché non si contano mai. Però... Bella domanda. Cosa succede quando... questa è una delle domande che non c'è bisogno di un approfondimento specifico. Ho messo quel punto zero, non a caso, proprio per far capire una cosa molto importante, è che se non è né verde né magenta né blu né giallo, cos'è? Vabbè, adesso sembra che sto in classe con i miei studenti per stimolarli. Se non c'è... No, scusate, un po' di deformazione professionale. Se non c'è né blu né giallo né il verde e il magenta, vuol dire che lì c'è assenza di informazione di colore. Quali sono le tinte acromatiche? I grigi, i nero e bianco. Quindi, se vogliamo fare un po' i fighi, quando andiamo a indicare i grigi, dobbiamo parlare di tinte acromatiche, cioè che non hanno il colore, sono prive di croma. Quindi è molto importante in questo senso che quando andiamo a fare la correzione, anche se abbiamo un monitor che è scadente o il monitor che è andato per i fatti suoi e domani dobbiamo consegnare il catalogo degli abiti da sposa da post-produrre e stampare, allora sappiamo che l'abito da sposa è per antonomasia bianco. E se andiamo a leggere con i valori LAB, che adesso andiamo a vedere che cosa significa, andiamo a leggere che nell'abito da sposa, leggendo i valori, c'è un meno 4, meno 5 o un meno nella A o nella B, vuol dire che in stampa quei numeri negativi o anche positivi verranno amplificati al massimo, anche se il monitor non li restituisce. Qui andiamo nell'ambito della lettura del colore, che è una scienza che
che contempla la correzione del colore. Quindi hai provato, scusami, hai provato a risolvere il dramma dell'abito bianco e blu, giallo, che c'è stato qualche anno fa? Famosissimo, sì, è vero. Quello è un fatto interessante, è davvero un fatto interessante, con i numeri potremmo avere delle risposte oggettive. Vorrei, purtroppo su LAB, che è sempre stato il mio grande amore, vorrei approfondire molto di più. Però il LAB è un modello di colore device independent, cioè non dipende dal dispositivo in cui viene letto, nel senso che se noi comunichiamo i valori L80-24-22 a Burkina Faso o in qualsiasi altra parte del mondo, e indicare il colore come un'entità assoluta, cioè come esattamente qui, come diciamo un litro, 4 centimetri, 20 centimetri, sono delle unità di misure stabilite, lo stesso possiamo parlare di colore. Quindi LAB è uno dei modelli. Ho messo in sovrimpressione una domanda della nostra rappresentante di classe, che dice: quindi per lo stesso principio si possono calibrare i monitor? Punto di domanda. Ad esempio, tornano i colori del Mac sul monitor Cintiq? Questo sempre nell'intento di riportarti un attimo sulla terra. Poi leggeremo tutte le domande, tutte. Leggeremo le domande verso la fine, quindi anche se non le diciamo subito, non vi preoccupate che non rimangono inascoltate. Diciamo che LAB è uno degli attori che vanno a contribuire nella calibrazione del monitor, parlo, dico, tra virgolette. Vi voglio parlare di un'altra cosa di LAB, per spiegare quanto è potente nell'ambito della post-produzione. Se vado fuori tema... Noi interveniamo se non ci capiamo più in Occidente. Ogni occasione è buona comunque per dare adito a commenti sagaci, quindi insomma non ci facciamo spaventare da noi. Vai. Ok, su LAB potrei stare giorni a parlare e mi dispiace essere così approssimativo, però è importante per la comprensione di tutto ciò che riguarda il resto, ecco. Vedete questa immagine? Molto bene, te la metto a tutto campo. Bene, noi siamo abituati, o quantomeno la maggior parte degli utenti è abituata a lavorare in RGB o in CMYK. LAB è il grande sconosciuto, nonostante sia il metodo colore più potente di tutti in Photoshop. E devo dirvi, anche quando mi ha fatto questo metodo, la conoscenza di questo metodo, mi ha fatto guadagnare un po' più di soldini rispetto alla concorrenza. Non sto qui a fare lo splendido, ma LAB mi ha permesso di fare delle cose in estrema precisione che i miei colleghi non riuscivano a fare, perché non, magari LAB è un po' troppo macchinoso. Però partiamo da un presupposto, magari voglio incuriosirvi con questa cosa qui. Innanzitutto devo, per farvi vedere questa cosa, devo andare nelle preferenze di Photoshop e andare a impostare i canali a colori, perché di default i canali in Photoshop vengono visualizzati in bianco e nero. Ecco, questo perché spesso vengono utilizzati per fare delle maschere. Quindi parliamo della sintesi additiva, il modello di colore LAB. Abbiamo il canale del rosso, che con la mescolanza del verde otteniamo questo aspetto, che aggiungendo la mescolanza del blu otteniamo un'immagine intera. Questa, innanzitutto, prima che mi dimentichi, questa immagine me l'ha concessa, mi ha salvato la vita Claudio Lodi, e lo ringrazio ancora. Quindi, qual è la caratteristica del modello di RGB e CMYK? La caratteristica è che le informazioni di colore dei canali di RGB, è che portano le informazioni di colore e luminosità insieme. Mentre vedete che qui, vi ho fatto questo schema, facendovi vedere che qui abbiamo una struttura, la struttura luminosa dell'immagine,
e le informazioni di colore separate, strappate. Questo è il concetto più difficile da far capire sia ai miei studenti o quando ne parlo con qualcuno, e che LAB permette di scindere la componente cromatica da quella di luminosità. E qual è il vantaggio in post-produzione? Qual è il vantaggio in post-produzione? Che un cliente mi aveva chiesto, cioè aveva fatto un servizio, ho avuto due clienti che mi hanno fatto questa specifica richiesta. Uno è un produttore di gioielli che aveva fatto la linea Pantone dei suoi gioielli, quindi aveva colorato i propri gioielli con le tinte Pantone, e quindi andavano riprodotti, andavano post-prodotti con quello specifico Pantone. Alcuni potevano andare a mettere sulle curve finché a monitor avevano la stessa corrispondenza, ma poi vedremo che i monitor non sono grandi compagni affidabili. Quindi la questione è questa, che se andiamo nella palette, cioè il color picker di Photoshop, e andiamo nella color libraries, qui ci sono le tinte Pantone, alcune tinte Pantone. E vedete, il cliente mi aveva fornito innanzitutto i codici delle tinte Pantone che aveva intenzione di modificare. E da lì sono andata a estrapolare, vedete che qui vengono espressi soltanto i valori LAB, perché appunto sono valori assoluti. Spero di riuscire a fare in tempo a farvi capire che i valori RGB e CYK non sono precisi non sono precisi nel comunicare il colore, perché molti comunicano il colore tra colleghi, vi comunicate il colore tramite RGB e non c'è niente di più sbagliato, e poi vediamo se riesco a dirvi il perché. Vedete, 45-51-1, se qualcuno di buon cuore si segna questi numeri, anzi li segno io così. Allora. Li segno anch'io. 45 meno. Questa è l'oggettiva qua, questa è proprio l'oggettività del colore. Che poi se uno, fa mente locale, già con la tabella che ci hai dato prima, capire che andare avanti e indietro con i numeri quando il centro è lo zero ci fa capire che spostandoci a destra o a sinistra con un positivo o un negativo differente, cioè si riesce a capire qual è il ragionamento logico al di sotto di questo, del numero stesso, ecco. Esatto, ma la conoscenza, lo studio, questo webinar vi fa capire che le cose apparentemente complesse vi semplificano in maniera incredibile la vita. Io ho visto gente disperata post produrre acciai, pentole, e in stampa venivano blu, verdi, perché si affidavano a delle regolazioni un po' a occhio. Quando bastava leggere i valori e le AB, andare a vedere se lì su tutto l'acciaio ci fosse il zero, e in stampa, siccome i macchinari di stampa e Photoshop interpreta i numeri, non ci sarebbe stato alcun problema. Io vengo dalla prestampa e queste cose mi hanno salvato la vita. La cosa quindi, bella andando avanti, farlo per ipotesi assurda senza monitor. Potresti scrivere senza monitor. È bellissima questa cosa. Per assurdo potresti non usare il monitor. Io lo posso fare solo con il codice dei Copic, non sono in grado di farlo con i lavori LAB. Molto bello. Ti ringrazio per questo assist. Io e il calcio non ci siamo mai incontrati, però credo che l'assist sia un passaggio particolarmente efficace, giusto? Sì, giusto. Ecco. Ti ringrazio per questo assist, perché adesso farò una dimostrazione pratica di quello che hai detto, che non occorre il monitor per fare delle specifiche correzioni. Quindi andiamo su LAB in Photoshop, rasterizziamo, e vedete che adesso i canali sono cambiati. Abbiamo questa immagine in bianco e nero, che sembra un'immagine in bianco e nero, ma è la struttura luminosa dell'immagine. Qui Photoshop ci sta dicendo poca luce, tanta luce, media luce, in sostanza. Mm-hmm. Passatemi questi vocaboli un po' fantasiosi. E poi abbiamo gli altri due canali che hanno una struttura un po' strana, è diversa da quella che abbiamo visto in RGB. Vedete che qui c'è una struttura dove c'è il grigio, e appunto sono zone neutre, dove c'è il verde, qui ci sono informazioni di verde e magenta, con più o meno intensità, che aggiungendole alle informazioni degli opponenti di B, A e B, abbiamo la struttura del colore. Vedete che adesso qui abbiamo la struttura del colore separata dalla luminosità.
Semplicemente quando andiamo ad aggiungere la struttura luminosa dell'immagine abbiamo l'immagine completata. Uh-huh. Ok? Però questo diventa un alleato incredibile in Photoshop, la conoscenza della teoria di questa cosa. Ed è assolutamente anche bello, diventa un piacere post-produrre, tant'è che ti viene di non farti pagare. Ecco, quando faccio queste cose... Quindi sei un sei un artista anche tu, è per quello. Quando faccio queste cose non voglio essere pagato. Quindi, ragazzi, se so che... Qui abbiamo una giacca blu, ok? Abbiamo una giacca blu. Abbiamo imparato che il blu vive nella B negativa. Quindi andiamo a sfruttare quelli che sono gli strumenti di Photoshop che fanno tutto al posto mio. Andando a fare un livello regolazione curve, così, e lo faccio molto velocemente per non essere troppo prolisso. Quindi vedete che a Photoshop dico di appiccicare il canale della B negativa sulla mia maschera di Photoshop. Chi conosce le maschere sa già che cos'è. E ovviamente viene appiccicata in scala di grigi, perché le maschere lavorano soltanto in scala di grigi, e abbiamo già una proto maschera, cioè la cosa che potrebbe essere... Lo hai appiccicato? Sì. Ma in, l'ho appiccicato. Allora, ok. In teoria applica immagine, fa proprio questo, appiccica. Un determinato canale con... Benissimo. Ecco, però una volta che cercava di parlare in linguaggio terrestre, tu me lo blocchi così, cioè, appunto, non mi sembra... Mi è sembrato che non era più lui, che ci fosse un problema di ricezione. Allora, tra parentesi, ecco, Katia ci chiede, quindi fondamentalmente il metodo migliore per colorare, attenzione, non per correggere immagini catturate già che hanno già dei colori, ma proprio per colorare, sarebbe utilizzare il profilo, che poi non è un profilo ma un metodo, Lab? Dipende, queste sono le domande che richiederebbero una premessa. Non sto dicendo che è meglio. Semplicemente, intendo, la faccio molto breve, terra terra. Se devo pulire una caserma, ovviamente uso uno spazzolone grande. Se devo pulire le fughe della caserma, utilizzo uno spazzolino. Quindi a seconda del contesto che devo fare, utilizzo il metodo di colore più adeguato. Io non sto dicendo che per colorare non vedo nessun vantaggio specifico di lavorare nelle abisse, non nell'estrema precisione di controllare il colore, ma non basta essere precisi nel tuo flusso di lavoro, perché come vedremo il color management è una serie di accortezze, di accorgimenti teorici o pratici che ci permettono di far andare tutto per il verso giusto. Poi magari se vuoi ti scrivo in separata sede con un commento. Quindi so già che un riempimento al grigio al 50% con un determinato metodo di fusione mi va a sgrezzare un po' la maschera, applico un tono automatico all'immagine, utilizzo le applicazioni da tastiera, quindi sono piuttosto velocino, e vedete che in pochi secondi, senza andare a scontornare, senza andare a fare le curve di Bézier o fare qualsiasi altra cosa, sono andato a capire come funziona, cioè come a trovare in pochi secondi una maschera che mi permetta, ovviamente adesso tolgo quello che non mi serve, è vero che, ecco qua, vedete come ha lavorato? La cosa incredibile è che dove ci sono qui queste zone grigie rende la maschera incredibilmente precisa, perché Photoshop non è andato a pescare le informazioni di luminosità RGB, non è una maschera basata su RGB che si porta via anche informazioni che non ci servono, ma lì dove c'è nero vuol dire che lì il blu non è arrivato, quindi la maschera viene bloccata. Ecco perché diventa incredibilmente precisa. E una cosa, Andrea, giusto per chi magari non fosse tanto avvezzo alle maschere, perché poi magari c'è qualcuno che a qualche livello basic perso, quando abbiamo una maschera, quando c'è nero vuol dire che non stiamo lavorando su quella parte, quando c'è il bianco vuol dire che quella è una parte immensamente attiva, ok, giusto per...
Io assieme alla risoluzione, assieme alla risoluzione, stia cercando di cambiare Atos. Il colore del vestito, ma è solo una sensazione, vero? No, beh, cambieremo il colore del vestito in maniera assolutamente precisa. Okay. Assoluta, con la precisione numerica. Stavi dicendo alla risoluzione? Allora, assieme alla risoluzione, il concetto di maschera è una delle cose più complesse da far capire. Quindi sostanzialmente è giusto, dove è nero l'intervento della curva non avrà effetto, dove è grigio la curva, in questo caso la curva, perché la maschera si utilizza in più contesti, dove è grigio l'effetto della curva passerà parzialmente, dove è bianco la curva avrà un effetto totale o semiparziale. Questo è il concetto. Quindi questa maschera, così come la vediamo, è incredibilmente precisa. Okay. Nel frattempo siamo arrivati quasi a 30 persone, non vorrei dirtelo per sì, io vorrei metterti in difficoltà. Tranquillizzare tutti quelli che ci ascoltano, chi ha famiglia non vorrà. Chi ha famiglia se la tenga. abbiamo appiccicato un canale su una maschera, insomma abbiamo fatto uno scontorno usando il metodo LAB, L-A-B anzi, grazie alla competenza di Andrea che doveva appunto spiegarci perché vediamo colori diversi su più monitor. Prego. Lo so che tu stai facendo sarcasmo, però... Possiamo chiamarlo così. Lo chiamavano sarcasmo. Non so, ma io trovo tutto geniale. No, io ho gli occhietti che fanno sbrillo, sappiate. Perché ti risolve la vita in mille modi, in mille maniere, sta cosa. Tra l'altro mi sembra meno difficile della gestione che facciamo di solito. Cioè, una volta che hai imparato la teoria del colore... Ma io sto anche illustrando i vantaggi. Sì, io lo so che secondo me sapere più cose aiuta, capire anche queste cose, aiuta a capire il perché i monitor ragionano in maniera differente. Se vado dritto, nessuno ci capisce niente. Quindi abbi fede che ci arriviamo. Quindi adesso, guardate, proprio per il concetto di numeri, che poi verrà coinvolgerà la questione del monitor, del perché le cose sono differenti, device dependent, device independent. Qui abbiamo messo un campionatore in questa parte qui e che mi ha restituito questa terna in LAB. Vedete? Uh-huh. E 615-55, giusto? Quindi adesso, raccogliendo la provocazione di prima, faccio scomparire l'immagine. Non c'era bisogno di essere così diretti. Comunque, però è vero. La provocazione era appunto questa qui, perché adesso i valori di prima erano 45, quindi vedete che qui abbiamo un 26, vado sull'asse della L, vado a muovere la curva finché non arrivo a 45. Quindi sono i numeri a parlare e non tanto il monitor. Il monitor sì è un compagno fedele, ma non deve diventare il nostro bastone della vecchiaia, è uno degli strumenti che fa parte del nostro lavoro. Però per dire che i numeri contano e che le uniche cose che le macchine capiscono. Quindi 41 vado sull'asse della A e devo fare diventare meno 51. Meno 51 era il valore di partenza. C'è un grande spostamento. Sì, quello... Il target, ecco, c'è un grande spostamento. No, 50 per il momento va bene lo stesso, tanto un punto non se ne accorge nessuno, e quindi la A deve diventare, la B, scusate, deve diventare 0, no, 1. 1. Ok. Vabbè, facciamo 2 perché si può essere più precisi, ma non stiamo qui a pettinare le bambole. Quindi, ragazzi, vedete che il cliente mi aveva chiesto uno specifico numero e senza affidarmi al monitor, il colore è stato riprodotto nella maniera esatta che voleva il cliente. Quindi vedete che anche qui quanto è naturale il cambio di colore. E non dà l'effetto, ho ricolorato la tua foto di famiglia degli anni 20. Esatto. E questo diventa incredibilmente utile quando ad esempio abbiamo
le modelle dello slide degli acquisti online, quando c'è la stessa modella nella stessa posa e cambiano il colore degli abiti. Ricapitolando, tu avevi bisogno di colorare quel capo di vestito con un colore preciso, sei andato a guardare i valori lab LAB di quel colore, prendendoli che ti ha fornito il cliente e appiccicando e facendo altre cose abbastanza così indicibili, sei riuscito praticamente a riprodurre esattamente la stessa tinta. Sì. Dico bene? Esatto. Al netto delle parole. In maniera esatta. Quindi se seguirò un giusto processo di gestione del colore, se farò una buona conversione applicando un profilo di output preciso, in stampa i numeri che leggerà la macchina di stampa saranno gli stessi, quindi avrò precisione tra monitor e stampante. Però anche qui l'approssimazione è davvero molto alta, perché richiederebbe una cosa più ampia. Però sono i numeri che contano, quei numeri che io adesso con cui ho fatto la correzione, sono quelli che poi la macchina di stampa leggerà e prenderà come assoluti. Andrea, scusa, tu quando hai fatto il canale prima e hai tolto dalla maschera la parte, alcuni riflessi blu sulla borsa, hai lasciato, mi ricordo che comunque qualcosa l'avevi lasciato, hai lasciato quelli in prossimità della, diciamo, più vicini alla giacca, perché riflettessero un leggero verde anche sulla borsa, non riflettessero il blu, quando invece avevi spostato il colore generale. A dire il vero, l'ho fatto in maniera qua molto qua non si vede perché è nera, però immagino che magari in una borsa chiara, bianca per dire, che sì, magari potesse riflettere un po' il colore circostante. È lo stesso principio. Esatto. È lo stesso principio, scusa se ti interrompo. No, vai. Perché non voglio far arrabbiare Zio Atos dicendo che non vado al topic della questione. No, stavo pensando se è lo stesso tipo di filologico lo possiamo usare quando... ancora oggi, insomma, vedo persone che, per insoddisfatti della resa del monitor, usano quelle bellissime utility che abbiamo ancora nei sistemi moderni, sistemi operativi moderni, abbiamo queste utility che consentono di correggere il profilo colore, comunque la visione del colore del monitor a occhio, e c'è tutta una serie di procedure attraverso cui noi dobbiamo schiarire, aumentare, diminuire il contrasto, e alla fine creiamo un profilo. Ecco, mi chiedo se tutto questo, alla luce della tua esperienza, ti fa svenire o ti fa sorridere. Non so cosa. Cerco di spiegare meglio tirando fuori l'utility in questione. Intanto puoi rispondere tranquillamente. Voglio fare un paragone un po' azzardato. È un po' come curare la peste bubonica con gli antibiotici. Ok, può avere qualche effetto benefico. In questo periodo ci sta bene un riferimento alla peste bubonica. Diciamo che sono strumenti che possono migliorare di poco e in maniera non scientifica la faccenda del monitor, ma non si può parlare di una calibrazione, metto sempre calibrazione tra virgolette, non si può parlare di una calibrazione scientifica, è impossibile fare una calibrazione a occhio, per le motivazioni di cui abbiamo parlato prima. È possibile farla soltanto con degli strumenti, spettrofotometri, colorimetri, poi vedremo la sessione pratica se facciamo in tempo. Quindi, ritornando a prima, dicendo che avevo eliminato i riflessi della borsa, questo sistema è incredibilmente preciso, perché va a pescare anche le informazioni dei riflessi. Io li ho cancellate, ecco. L'ho fatto quasi come un riflesso condizionato, perché lo faccio sempre tutti i giorni. Però vedete che qui il guanto aveva un riflesso blu della giacca e è stato coinvolto dalla maschera. Certo. Ok? Quindi, la precisione in questo caso
fare una cosa del genere a mano è pressoché Sì, magari impossibile. uno si metteva a cambiare il colore della giacca e si dimenticava facendo a mano la selezione della maschera e poi si andava a dimenticare queste parti qua, per esempio. Sì, no, è impossibile fare un lavoro del genere a mano, diciamoci la verità. No, appunto. È impossibile, è impossibile. Lo so che l'ho ripetuto più volte, non è possibile. Quindi abbiamo parlato, questo è il vantaggio, ecco, il vantaggio di studiare quello che stiamo, approfondire quello che stiamo dicendo oggi è che li rende più concorrenziali rispetto alla concorrenza, cioè più aggressivi rispetto alla vostra concorrenza. Vedete che io ho fatto questo lavoro mentre parlavo nel giro di meno di 1 minuto. E per dire, quella a cui ho rubato il lavoro dei gioielli ha lavorato per 1 mese con scarsi successi, poi il lavoro l'hanno passato a me, l'ho finito in 2 giorni e sono stato pagato bene. Ma non sto qui a dire che sono stato pagato bene, voglio pavoneggiarmi, ma il fatto che di studiare queste cose vi fa risparmiare tempo e vi fa guadagnare tempo e vi fa lavorare, ecco, cioè lo studio è un investimento, magari investite 1 mese a studiare queste cose, però poi risparmiate un sacco di tempo e denaro e prima consegno il lavoro al cliente, prima posso prendere l'altra commessa. Questo è il mio modo di pensare, che mi ha fatto andare sempre un po' avanti. Sto fermo 1 mese a studiare, però poi mi dà dei vantaggi. Bene, vado avanti molto velocemente, quindi questo è un promemoria per mostrare un esempio pratico. Vedete che qui questo è lo schema e abbiamo capito perché si scinde la componente cromatica da quella della luminosità, qual è l'applicazione pratica di questa cosa. Andiamo avanti. Queste sono poi se volete le saltiamo queste. Magari sì, le saltiamo. Lo faccio solo molto velocemente. Questi sono invece i metodi di le mescolanze, metodi o mescolanze, diciamo che sono. La mescolanza è il termine che aveva utilizzato Helmut. Sono quelli che utilizziamo maggiormente. E lo dico molto rapidamente, così chiudiamo il cerchio sulla la questione dei. Ok. Perfetto. Ok, quindi questa diciamo che è la sintesi additiva, la mescolanza additiva, che è quella che utilizzano i nostri monitor. Attenzione, anche qui sulla sintesi additiva va fatto c'è da dire un mondo, perché non è così banale come si pensa. Alcuni pensano che sia appannaggio di dispositivi illuminanti, non è così e dopo vedremo come funziona. Quindi, semplicemente la mescolanza additiva funziona così, appunto con degli stimoli che si sovrappongono, ok, e che creano le informazioni le informazioni di colore. Il RGB ha un range da 0 a 255, a 8 bit ovviamente, e quindi la mescolanza di questi vari valori otteniamo 16,7 milioni di colori, i famosi 16,7 milioni di colori. È interessante, vi ho fatto vedere questa cosa molto velocemente, perché anche qui abbiamo il concetto di opponente. Il concetto di opponente. Vedete che qui abbiamo il verde che è opponente di magenta, il rosso che è opponente del ciano e il blu che è opponente di giallo. Al centro abbiamo il bianco che appunto si chiama sintesi additiva, nel senso perché per raggiungere la condizione del bianco bisogna aggiungere queste informazioni. E è interessante questa cosa degli opponenti perché diventa tutto un po' magico. Ecco, perché quando andiamo in ambito tipografico e quindi stiamo parlando di pigmenti, andiamo a fare la stessa cosa, tanto che per raggiungere la condizione di bianco dobbiamo sottrarre informazioni. Quindi qui abbiamo un range da 0 a 100 in tipografia e il CMYK va da 0 a 100. Vedete che anche qui c'è il discorso degli opponenti, come prima. Abbiamo R, G e B, l'opponente di magenta verde, ciano e rosso, giallo e blu e così via. Questo
questo è incredibilmente interessante, perché se, sempre se vogliamo andare a correggere delle dominanti sul nostro lavoro, dobbiamo nient'altro che andare a lavorare sul suo opponente. Poi vedremo che anche il cinema lavora tantissimo su questa questione degli opponenti. Ad esempio, se guardate Breaking Bad, vedrete che i colori predominanti della color correction, ma anche gli abiti delle stesse comparse, degli attori, degli accessori, sono basate un po' su queste palette, sul concetto di opponenti. Scusa, da un punto di vista anche qui prettamente pratico, se io ho una dominante magenta, devo diminuire il magenta o aumentare il verde? O se preferisci aumentare in percentuale uguale il ciano e il giallo? O diminuirli? Mi sono perso. No, aumentare. Devi andare sul suo opponente. Se l'immagine è verde, devi aumentare la percentuale di magenta. Se è magenta, devi aumentare la percentuale di verde, esattamente come ho fatto con il cursore in camera raw prima. Ma questa, andiamo sull'ambito della color correction, e non è questa la giornata. Qui era solo per farvi vedere quali sono gli opponenti, come funzionano gli opponenti nei metodi più utilizzati. Ecco, andando avanti su questa faccenda... Se qualcuno vuole intanto farci opposizione sugli opponenti... Possiamo tirare e vedere se ci sono i componenti. Beh, c'era un'ottima domanda di José che diceva riguardo all'immagine di prima: ma se ora converti l'immagine in un altro metodo colore, per esempio RGB, ma chiaramente dovendola stampare, la foto di prima dovrebbe prima o poi essere convertita in ciano magenta, giallo nero, che cosa succede al colore così perfettamente corretto in LAB? Niente. Ma sì, se ora converti l'immagine di un altro metodo colore, per esempio RGB, che cosa succede al tuo colore? Dipende. Dipende. Questo è presente nelle slide che andremo a vedere alla fine. Ecco, ci sono allora, più attori in questo caso. Mi sembra giusto mettere questo commento, più che una domanda, che è la tipica conseguenza di quando hai detto dipende. Però... è bellissima questa, adesso, questa immagine di Roy Lichtenstein. Rispondo molto velocemente. Dipende se i colori della input, cioè se la nostra immagine, ok, che abbiamo lavorato in RGB, ha una certa tavolozza di colori, il suo gamut, ok, e dobbiamo convertirlo in uno spazio output di destinazione. So che sto parlando un po' di tecnico, ma quando parliamo di spazio output di destinazione, dobbiamo convertirlo in un profilo CMYK, cioè dobbiamo convertirlo in CMYK. Quindi se i colori sono presenti nell'output non succede niente, cioè vedrete l'immagine esattamente così come sono. Però se nella spazio di RGB ci sono più colori di quelli che lo spazio di destinazione può riprodurre, allora lì intervengono gli intenti di rendering, che riportano nello spazio di destinazione i colori secondo degli specifici criteri, che quello lo vedremo successivamente. Quindi può succedere un disastro, come non può succedere niente, dipende. Ecco. Questo per chiudere la Roy Lichtenstein, per chiudere la faccenda della questione della sintesi additiva, e per sfatare il mito che la sintesi additiva lavora, funziona soltanto sui dispositivi illuminanti. Tra l'altro, se qualcuno di voi è andato al Mart di Rovereto, vi consiglio di andarci, perché c'è anche Roy Lichtenstein, ed è fantastico, perché c'è appunto, ci sono diversi artisti che hanno lavorato appunto su questo concetto. Quindi, guardate questa immagine in piccolo, vedete il viso rosa. Man mano che si ingrandisce, vedete che comincio a vedere una certa texture. Ingrandendo ancora di più l'immagine, vedo che non stiamo vedendo una campitura piastra rosa, ma abbiamo due stimoli differenti che a una certa distanza arrivano ai nostri occhi e che a questa distanza percepiamo come rosa. Ma qui abbiamo puntini rossi su uno sfondo bianco. Vabbè, questa è che... questa è la... questa è? Questa è Gestalt. sì, pensavi di trovarci impreparati. Ok.
andiamo avanti perché altrimenti spero di non rubarvi via tutto il pomeriggio. Quindi la questione è questa, tutto qui, quindi abbiamo risolto la questione del colore, diamo tutti i numeri, quindi arrivederci e grazie, abbiamo risolto tutto. No, non è... Ragazzo mio, non proprio, bene, mi piace. Guardate questa immagine. La cosa qui diventa un po' più complicata. Ricordi scolastici. Ah, che bella. Vabbè, probabilmente voi sarete preparati, ma chi non è preparato su questa faccenda, cosa vedrà? Che questo quadratino a sinistra è più scuro rispetto a questo qui. Ok? Giuro? Giusto? Guardate così. Il quadratino centrale. No, il quadratino, non c'è nessun quadratino centrale. È un rettangolino centrale. Qui andiamo nell'ambito dei colori isolati, non isolati. L'importanza del contesto. L'importanza del contesto. Quindi qui stiamo visualizzando questo più scuro, questo più chiaro. Ma senza trucco e senza inganno, se facciamo sparire quelle fasce centrali, vediamo che i due quadratini appartengono a un unico ente che è di identico colore. Questo è un fenomeno che si chiama contrasto simultaneo ed è una delle cose più affascinanti in natura, perché è frutto di milioni di anni del nostro sistema visivo. Vi assicuro che così come la paura, l'ansia, o le altre, la rabbia, o questa cosa, il nostro cervello la ricostruisce così, non tanto perché vuole giocarci uno scherzetto, ma perché ci ha permesso la sopravvivenza. Vi assicuro che riuscire a guardare il contrasto simultaneo ci ha permesso di guardare animali velenosi, tipo serpenti, lì dove magari potevamo non percepirlo, oppure cercare di percepire il pericolo, di capire dov'è il pericolo. Diciamo che questo meccanismo del contrasto simultaneo ci ha salvato le piume, il portapenne o le chiappe molte volte in ambito di evoluzione. E questo è molto affascinante. Ci sono moltissime sfide di contrasto simultaneo, che ci sono tantissimi giochini che girano in rete. Aria d'oro, non è la... È quella non è la stessa ottica del triangolo coi pallini, che il triangolo sembra più bianco dello sfondo e in realtà è uguale. La famosa illusione ottica è il triangolo isolato dai pallini. Esatto, dipende dal contesto. E questo vale, la questione del contrasto simultaneo, ragazzi miei, questo coinvolge tantissimo voi illustratori. Perché quando andate a lavorare o volete mettere una determinata tinta in un determinato contesto, dovete tener conto di quello che il vostro cervello vi sta giocando. Sì. Ok, se noi andiamo qui con uno strumento di lettura del colore, la macchina, ritorno un attimo indietro. Ah, purtroppo non funziona. Niente, c'era quella funzione di Mac, il Digital Color Meter, che vi permetteva di leggere i valori. Vi avrei fatto vedere che i numeri qui e i numeri qui sarebbero stati identici, soltanto che noi non siamo macchine, e appunto quando andiamo a fare i nostri artwork, quando andate a fare le vostre illustrazioni, dovete tener conto di questa cosa, di ciò che il vostro cervello sta giocando, anche perché voi vi relazionate con un pubblico piuttosto ampio. E la questione che avete tirato in ballo prima del vestito che diventa blu, oro, bianco, giallo e così via, su quella questione e sul sistema visivo in generale, sulla visione del colore, ancora molte risposte non hanno molte domande non hanno una risposta. Quella questione del vestito, si possono fare delle supposizioni, ma la risposta scientifica del perché parte della popolazione ne vede una maniera anziché un'altra non c'è di preciso. Si parla di una specie di bilanciamento del bianco del cervello, ma non andiamo troppo nel tecnico, visto che prima non so chi mi aveva messo in ballo la questione dell'abito.
Federica, sì. Oh, Federica, sì, sono io stata la brutta persona. Sono io la brutta persona. No, comunque questa cosa che il contrasto simultaneo ci ha aiutato durante l'evoluzione a riconoscere i pericoli, cioè i clienti, quelli che non pagano, art director e soprattutto chi non ha budget, è un'informazione importante. E, Albert, soprattutto sono molto, ecco, mi piace, penso che piaccia insomma tutti quanti vedere l'applicazione di tutto quello che stai dicendo su un esempio, ecco. Prego Andrea, stai veramente coinvolgendo tantissimo, siamo tutti molto emozionati, siamo arrivati a questa slide con un omaggio No, l'immagine di prima è stata fatta da Joseph Albers, che è un designer tedesco del Bauhaus, che è uno dei movimenti più belli e rivoluzionari di questo secolo, ecco, prima che i nazisti decidessero che non era cosa buona e giusta, ma come sappiamo i nazisti non sono molto simpatici e poi mi fanno anche sospendere l'account su Facebook. su questo ne discuteremo. Ma live apposito. Vabbè. Vi dico una cosa che io trovo interessante, che può che vedere il colore, ma ci aiuta a comprendere il colore. Molti meccanismi che viviamo noi oggi, tipo l'ansia, che noi combattiamo contro l'ansia, non è nient'altro una cosa che abbiamo ereditato dai nostri uomini primitivi. Quando c'era bisogno di avere l'ansia, il sistema di allerta, quando dormivano nelle caverne, arrivava la tigre con i denti a sciabola, ad azzannarli, allora l'ansia era un sistema di difesa, era in aiuto. Quando ci siamo evoluti, abbiamo ereditato l'ansia, cioè l'essere vigili, quando abbiamo l'ansia immotivata, è questo. Ci sta dicendo qualcosa, abbiamo ereditato qualcosa. Quindi quando oggi non abbiamo più le tigri da denti a sciabola a crearci un documento, ci creiamo l'ansia. E questo è uno dei meccanismi per cui le basi su cui possiamo gestire l'ansia. È lo stesso la paura recondita dei serpenti. La paura recondita dei serpenti è qualcosa che abbiamo ereditato dai nostri bis nonni. Tenete presente che oggi siamo naturalmente terrorizzati dai serpenti, non tutti per carità, ma siamo naturalmente terrorizzati dai serpenti proprio per un meccanismo di difesa che abbiamo ereditato. Quando ad esempio le sigarette, che uccidono molti milioni di più di persone rispetto a dei serpenti, non ci terrorizzano ancora, probabilmente dobbiamo evolverci altri miliardi di anni affinché le sigarette possano terrorizzarsi esattamente come i serpenti, ma non vivremo abbastanza per goderci questo stato dell'evoluzione. Allora, scusate un attimo perché mentre parlavo... Interessante. C'è anche chi ci ricordava che non tutti combattono l'ansia. Prego. No, non tutti combattono l'ansia, ma... È esattamente come il colore, ha trovato una sua convivenza, insomma, così come non tutti combattono il colore, giustamente, bella questa dicotomia, e dobbiamo convivere con i nostri monitor starati, ma fortuna ci sono le sintiche, che sono un'altra cosa. Prego. In realtà le sintiche sono dispositivi esattamente come tutti gli altri, però molto meglio di molti altri. Però sono dispositivi e come tali vanno trattati con i numeri, come tutti i dispositivi al mondo, EISO, dal monitor da 80 euro a quello da 30.000 euro, i concetti di cui stiamo parlando oggi sono identici per tutti. Quindi adesso dobbiamo fare chiarezza su una cosa che sembra banale, una questione di linguaggio. Hai fatto piangere la mia sintetica. È detto che è come tutti gli altri. No. Va gestita come tutte le altre macchine, ma scopriremo dopo che la Stintic, rispetto a un monitor standard, fa tanta roba e lo dimostrerò con i fatti. Non stiamo qui a fare sviolinate, ma oggettivamente dimostreremo che le Stintic sono degli strumenti straordinari. Qualora qualcuno la volesse acquistare anche come monitor secondario, è comunque un investimento. E non l'abbiamo pagato per dirlo. No, è bellissimo. No, sono qui. Questa spiegazione del colore mi affascina. Vai.
Qui abbiamo un problema linguistico che ci aiuterà appunto a non commettere più gli errori di prima. Perché correzione colore e gestione del colore per molti incredibilmente sono simili. E cosa succede? Che quando qualcuno vuole calibrare il monitor va sui comandi del monitor e va a correggere manualmente la luminosità, il contrasto, il colore. Poi una volta che trova la condizione ideale ci mette del nastro adesivo sui bottoni e lì non tocca nessuno. Questa è una storia assolutamente vera, perché questa non... Un episodio che mi ha raccontato Giuseppe Andretta, dove c'era uno stampatore piuttosto importante, lui stampò l'immagine di riferimento con il suo macchinario di stampa e poi con la stampa al lato cominciò a regolare i valori del monitor, ci mise del nastro adesivo con la scritta su non toccare. Questo può farci ridere oggigiorno, è un fatto vero che chissà quanti fanno. Magari non mettono il nastro adesivo, ma chissà quanti fanno questo. Scusa, siccome stiamo rischiando una situazione tipo quella vissuta da Trump qualche giorno fa, che consigliava di iniettarsi in vena il disinfettante, questa è una cosa da fare o da non fare? Perché se è una cosa da non fare, è meglio specificarlo. Molti di voi lo stanno già facendo in questo momento, io sono sicuro. Avete già stampato, calibrato e messo lo scotch, ma sappiate... Andrea lo dice meglio di me, che non è questa la cosa ideale da fare, insomma. E questo diciamo che è il metodo peggiore per poter risolvere questo problema. E insomma, come mettersi i tacchi per sembrare più alto, oppure mettere la polvere sotto il tappeto, oppure mettere un parruffino. Tu non ne hai bisogno, io quindi non offendo nessuno in questa sede. Quindi, ecco la tricosità di zio che... No, mamma mia, mi ricorda molto un levriero afghano lo zio, quindi sono animali affascinanti. Magro uguale, come un levriero afghano. Va bene. No, ma ti ringrazio. Prego. Ma lo sai che ti voglio bene come una sorella. Allora, la differenza del linguaggio. Correzione colore e gestione del colore sono due cose... Prima di correggere il colore dobbiamo correggere il linguaggio, giustamente. Esatto, prima di correggere il colore o gestirlo, dobbiamo correggere il linguaggio. Alcuni anni fa, purtroppo, c'era una corrente in cui vedeva queste due discipline in contrapposizione fra di loro, ma per varie motivazioni, perché la correzione del colore teneva in conto anche la questione percettiva, quello che abbiamo visto prima del contrasto simultaneo, e mentre la gestione del colore si promette di onorare dei numeri. E quindi, appunto, qui prendo la definizione di Mauro Boscarol, perché non ho trovato nessun'altra definizione. La correzione del colore è gestire il colore come vorremmo che fosse, mentre la seconda è gestire il colore per com'è. Queste sono frasi incredibili, bellissime di Mauro Boscarol, lo cito per l'ennesima volta, e il punto è questo, perché quando, se vogliamo andare in stampa, ecco, questo è un errore che fanno anche in tanti, ok? Quindi mandano in stampa, vedono un risultato scadente, cosa fanno? Vanno a correggere delle curve, per ottenere il risultato voluto. Quello è correzione del colore. Ma la gestione del colore, invece, se correttamente gestita, appunto, non c'è bisogno di fare alcuna correzione con le curve. Così come vedremo su un monitor di buona qualità, calibrato e così via, così dovremmo vederlo in stampa. E poi ci arriveremo. Cioè, scusami, ecco, qui purtroppo... La correzione sulle curve... Stai parlando di correggere l'immagine in maniera che appaia come viene poi in stampa, che comunque sarà diverso. No. Grazie per la domanda, perché magari si può nascere qualche equivoco. Alcuni cosa fanno non hanno la corrispondenza tra monitor e stampante, giusto? Quindi stampano, vedono ad esempio che il colore ha una dominante blu, invece di riuscire a capire che il problema a monte è molto più semplice e potrebbe essere risolto in maniera molto più semplice, cosa fanno? Perdono ore, inchiostro e carta, ad andare a correggere con gli strumenti di regolazione di Photoshop per ottenere il risultato desiderato.
non è una questa non è un'operazione da fare, assolutamente no. Sì. Cioè, se stai correggendo il colore in maniera come tu vuoi che sia esteticamente e la ottieni in stampa, prima fai correzione del colore. Il gesto di avere lo stesso aspetto in stampa è gestione del colore. E poi lo capiremo meglio. Ma soprattutto la gestione del colore è una disciplina che ci permette di avere risultati sia coerenti dalla fase di input, come vedete da questo, non so se si vede bene lo schema. Adesso la spiego per voi. Ingrandisco al massimo. Prego. Ok, qui abbiamo diversi modi di acquisire un'immagine. Abbiamo uno scanner e abbiamo una fotocamera. Ecco, oppure possiamo aprire un documento ex novo da Photoshop, come fate voi illustratori, ecco. Soltanto che nella vostra fase questa parte dedicata alla fotografia e alla fusione scan è saltata. Semplicemente così. Qui diciamo che c'è il processo completo. Quindi è possibile far ragionare lo scanner con il linguaggio colorimetrico che abbiamo visto, ed è possibile ragionare una fotocamera o quantomeno il motore di conversione, perché qui parliamo di motore conversione, quando andiamo a creare un profilo di CP con il Color Checker Passport, è il software che gestisce quello specifico profilo. Però non andiamo troppo nel dettaglio. Quindi l'immagine acquisita dallo scanner o dalla fotocamera qui passa dal RAW converter, che è Adobe Camera Raw, Lightroom, Capture NX, Focus, quello che volete. Ok? Quindi qui abbiamo, vedete, un profilo impostato nella fotocamera oppure in fase di demosaicizzazione. Vedete che qui ho messo più software perché è la stessa cosa, perché tutti i software, poi vedremo anche come sincronizzare le impostazioni di colore in tutte quante, sono escluse quelle del video perché lì è un altro discorso. Vedete che qui, quando l'immagine entra, diciamo viene gestita dai nostri software, potrebbe esserci l'eventualità di finestre della gestione, di avvisi delle finestre della gestione del colore, che poi vedremo dopo nelle slide successive. Vedete che qui poi queste immagini vengono visualizzate a monitor che è calibrato con gli strumenti specifici. Ok? Vedete che qui c'è un I1. E l'output del nostro lavoro può morire sul monitor, nel senso che può andare sul web, e quindi vedete che fa alla fine va in output sul web, può andare in vari device, può andare in offset, può andare in stampa professionale, stampa casalinga e così via. Questo diciamo che è uno schema che ho fatto per un corso differente, però ve lo ripropongo lo stesso. Vedete che tutti questi device in comune hanno il fatto che non ragionano con lo stesso criterio di cui abbiamo discusso prima, i numeri. E la bella notizia è che non è così complicato come sembra. E adesso ve lo dimostrerò. Bene. Per chi si è messo adesso in collegamento, abbiamo una dimostrazione dal vivo della gestione colore da parte di Andrea Messer Iacca, uno dei massimi esperti di Brescia, di questa... esperto nemmeno di questo città palazzo. Di Brescia. Prego. Nemmeno del mio palazzo, guarda. Quindi, quando vi dico che io prendo alcune... ragazzi, io parlare di queste cose, se siamo fuori tempo, ditemelo, perché se parlo di queste cose... No, ma a questo punto c'è il tempo... Abbiamo fatto live di 3 ore, mi pare. Non ci dai una risposta a quelle domande iniziali, noi andiamo avanti a oltranza, quindi non ti preoccupare del tempo. Stiamo arrivando. Sì. Vedete che è qui non mi dilungo oltre, perché quando parlo di calibrazione... In realtà lo diciamo per farci capire, perché alcuni utilizzano il termine tara, tarare il monitor, la tara è un'altra cosa, e quindi già capire di utilizzare il linguaggio specifico è già una bella cosa. Parliamo di calibrazione del monitor, ma in realtà quando noi andiamo
con lo strumentino, lo spider, l'i1 e così via, è un processo che si suddivide in tre fasi. La prima è la calibrazione, la seconda la caratterizzazione, la terza è la profilazione. Sono delle cose un po' difficili da spiegare, quindi anche queste le saltiamo. Le possiamo se fare volete, dei... senza rischi o no? Intanto per cominciare. Possiamo? Farli a casa? Potete farli anche sì, voi? Sì, sì. Ecco, la cosa bella è che se volete risolvere i vostri problemi di colore non c'è nemmeno bisogno di andare a studiarvi tutte le cose che stiamo dicendo oggi. E lo stiamo dicendo per curiosità, ma queste tre fasi, la calibrazione, caratterizzazione del monitor, profilazione, è un dato tecnico che non ve ne accorgerete neppure, perché quando noi andiamo a fare la fase che stiamo tra un po' vi farò vedere, non ve ne accorgerete neppure. Ed è questa la bellezza della gestione del colore, che è diventato tutto estremamente semplice. Non fa male. È più difficile, ragazzi, complicarvi la vita andando a cercare di capire come risolvere il problema, andando a credere a delle leggende metropolitane che si leggono qui e là. Se perdete una giornata del vostro tempo a capire questa cosa, vedete che è tutto molto semplice. Ecco, adesso vi faccio vedere una calibrazione del monitor. Se vedete qui ho il mio strumento che utilizzerò per fare questa cosa qui. No, ho un po' di ritardo nelle immagini, sembro un mimo. E adesso vi faccio vedere la finestra. Cosa vedete? Perché ho un ritardo. Stand. Ecco, adesso vediamo lo schermo. Abbiamo un software di calibrazione, credo. Ok, arriveremo al fatto anche che se due monitor, come farli avvicinare? Cioè, la questione iniziale che ha fatto partire tutto questo. Perché due monitor non si somigliano? Bene, guardate quanto è semplice. Vedete che adesso qui il mio software mi fa vedere che ho due monitor collegati. Uno è un Eizo CG279X e l'LCD colori del mio MacBook Pro. Devo decidere quale calibrare. In questo caso ho scelto di... anzi... andiamo magari su questo, bene. Okay. E ricordiamo che l'immagine che vediamo in questo momento, questa strana curva a ferro di cavallo, che è un po' il simbolo, si chiama diagramma delle cromaticità. Ah, ok. Quando hai una criticità... praticamente tutti i colori che è possibile, sono percepibili dal sistema occhio-cervello. Chiaramente, ti prego di correggermi se dico bestialità. Chiaramente sono una rappresentazione grafica, ma quando la vedete è perché all'interno di questa curva noi disegniamo tutte le volte tutti i nostri profili colore, o quasi tutti. Prego. Esatto. E appunto, su qui mi fermo un attimo a sospiro un po', perché si aprono diversi ventagli. Come calibrare il monitor? Perché ci sono molte leggende metropolitane. La prima è quella che pensano incredibilmente in tante persone, e cioè vanno a comprare un monitor da 120 euro, comprano un calibratore da 180 euro, 170 euro, e credono di mutare un monitor di bassa qualità in un monitor da 2.000-3.000 euro. No, non è così. E dopo vedremo questo. Non so se si vede bene, però nella modalità basica abbiamo qui la scelta dell'illuminante CIE. CIE è l'acronimo di Commissione Internazionale dell'Enclarage. Che è un ente appunto che si occupa di fare questo tipo di caratterizzazione. Di 50, vedete questo piccolo target? Non so se si vede bene. Sì. Ecco. Sì. Okay. Questo target muta, cambia, vedete, va nel diagramma delle cromaticità, si sposta sul punto di bianco a seconda di come lo spostiamo. Più il numero è basso, più tende al giallo. Più il numero è alto, più tende all'azzurrino. Quale mettere?
Funziona come le sono, ecco, qui si apre un mondo di la caratterizzazione, le normative, quello che, se non erro, la normativa FOCRA 39, se non sbaglio, era, no, non la FOCRA 39, la normativa degli operatori di prestampa era di 65. Quindi è quello che utilizzo anche io, vi dico la verità perché mi trovo bene. È la luminanza del monitor. Che cosa significa? Questa è una cosa che sbagliano tutti quanti i miei studenti e metto in guardia tutti quanti. Quando noi andiamo dal cliente, ok, e facciamo vedere il nostro elaborato, e per rendere il nostro lavoro più accattivante alziamo la luminosità al massimo. Ma cosa stiamo facendo, ragazzi? Stiamo mutando l'aspetto del nostro lavoro. E quando il cliente vedrà che quello stampato non corrisponde a quello che ha visto, soprattutto con queste cose un po' improvvisate, fa vedere al monitor, passiamo all'università, dice caspita, il cliente dice bello. Poi quando vede che CMYK ha dei limiti e soprattutto deve scontrarsi con un supporto cartaceo che non è retroilluminato come un monitor, vede tutto spento, il cliente si incazza con voi. Ecco, questa è una cosa che voglio dirvi in tutta chiarezza. E soprattutto molti lavorano con condizioni di luminosità del monitor molto alte e poi vanno a scontrarsi con vari problemi. Ecco, alla base delle domande che ci sono su Wacom User Group Italia, mm-hmm, c'è proprio questa, la serie di cattive abitudini che ruotano attorno a questo mondo. Mm. Quindi, una tra questa, un'altra delle cattive abitudini, e qui purtroppo mi creo molti nemici come tutti i miei studenti, se volete lavorare in maniera professionale, se vogliamo lavorare in maniera professionale, appunto dice, io vi parlo di colore, sono con una maglietta nera, ok? Io prima di fare un lavoro molto importante, io metto degli abiti neutri, tolgo dalla scrivania oggetti molto colorati, perché possono in qualche modo condizionare la mia visione del colore. E ci sono molti esperimenti che non vi faccio vedere per motivi di tempo. Alcune condizioni possono farvi vedere colori lì dove non ci sono, non esistono, e quindi lì voi andate a modificare colori che non ci sono. E molto spesso quando arrivano le domande in vari gruppi, io vedo il colore così, e appunto ho detto c'è bisogno di un'indagine anche sul tuo comportamento al computer. Vedete che io ho un monitor grigio su entrambi le scrivanie, sono più di 10 anni che ho un monitor, ma credete che non mi piaccia avere uno sfondo super colorato? Ma certo che mi piacciono i colori, sicuro se non mi piacciono i colori, però se devo lavorare in maniera professionale devo fare anche scelte razionali di questo tipo. E tornando, stiamo un po' stigmatizzando in questo momento la situazione di lavoro di Federica, dove abbiamo uno studio color ciano. Certo, non hai visto il mio sfondo del computer? Sfondo del computer no, non lo vogliamo vedere. Beh, però posso dire a mia discolpa che il mio ambiente di lavoro di Clip Studio Paint è grigio scuro, quindi almeno quello. Molto prof. Sì, ma poi dai colleghi mi arrivano delle notizie incredibili, tipo che alcuni sono andati a fare consulenza in stamperie dove avevano stampato i muri completamente verdi o magenta. Ovviamente gli stampati avevano un aspetto psichedelico. Quindi appositamente per correggere in maniera hanno fatto anche loro una piccola gestione del colore in loco. Ma molto. Voi adesso starete contestando me dicendo, ma parli tu che quelle fasce verdi dietro, innanzitutto non le ho scelte io, me le ha lasciate il padrone. Poi non sono verdi. Di casa. Però guarda, mi hai fatto venire in mente una domanda, perché negli ultimi anni, vabbè ormai sono diversi anni, abbiamo tutti quanti vissuto un cambio radicale anche nelle applicazioni professionali, soprattutto nelle applicazioni professionali, da una interfaccia bianca o grigio chiara a interfacce nere o grigio scure. Tutto ciò, diciamo, risponde a motivi semplicemente di moda, di marketing, o hanno anche una radice che ha un senso nella gestione, correzione, colore o tutto
questo mondo, diciamo. Secondo? Diciamo che no, non è tanto marketing, ci possono essere anche scelte dovute, anche Apple ha fatto una scelta dal grigio chiaro al grigio siderale, che è molto più scuro, tra l'altro mi piace tantissimo. No, ma io non parlo dei prodotti, parlo dell'interfaccia del software. Sì, sì, ci stavo arrivando. L'interfaccia del software Photoshop è mutata negli anni, quando qualche anno fa era molto chiara, alcuni, me compreso, la scurivano esattamente come è oggi, perché le immagini appaiono molto più contrastate, luminose e gradevoli. Però è una questione di gusto in questo caso. Se lavori con i numeri... In modi professionali c'è stata anche questa... Mi riferisco a diatribe di ormai decenni fa, ma quando ci fu il passaggio tra il monitor opaco al monitor lucido, mi ricordo guerre di religione. Forse il contrario. Forse il contrario. Un monitor lucido non può essere considerato molto professionale, anche se il LED Cinema Display di molti anni fa era, ahimè, lucido. Perché già con l'opaco si hanno... problema, a meno che non si abbia una palpebra. La palpebra è questo strumento qui, se lo riuscite a vedere, che ho tolto per farvi vedere la calibrazione. E in questa maniera riusciamo a controllare un po' di infiltrazioni luminose. E cosa stavo a dire? Opaco lucido. No, prima di... opaco lucido. E in molte aziende molto serie, addirittura decidono anche il colore del muro che sta alle spalle dell'operatore, che poi si riflette sul monitor. Per dire, siamo a questi livelli di accuratezza in alcune aziende. Tra l'altro, se volete andarvi a guardare la normativa Fogra 39, diciamo, è molto molto rigida, molto complessa anche nella lettura. Il Fogra 39 magari che pensiamo che sia banalmente un profilo. E, quindi la questione è, se volete scegliere un monitor con il mio fornaio, infatti anche lui pensa che no, ma sono errori che si ma fa. Noi sappiamo che tutte le nostre vite sono delle, tutta la nostra vita è una bugia, quindi voglio dire, ormai ne siamo consci. Ormai tutto è una bugia, quindi se proprio volete scegliere un monitor, Non badate semplicemente al gamut di quello di cui vedremo successivamente, se ce la facciamo in questa giornata, vedete anche se un monitor è lucido, perché un monitor lucido, alcuni spettrofotometri o colorimetri possono darvi dei problemi, nel senso anche nella lettura, ma è proprio una questione di riflesso. Se avete un muro colorato come il mio e si riflette sul vostro monitor, è un disastro. Quindi lavorare è un mezzo casino. Quindi procediamo a questa cosa. Quindi abbiamo parlato di numeri, di colorimetria, di gamut, di tante cose, anche della fase della calibrazione che è suddivisa in tre fasi. Vi faccio vedere quanto questa cosa, acquistando facendo un piccolo investimento di questo tipo, io conosco soltanto gli strumenti X-Ray, poi non conosco gli Spider, i Data Core, prendete quello che volete, ma secondo me è giusto investire in questo senso. Quindi, una volta che ho deciso che aspetto dovrà avere il punto di bianco del mio monitor e quanta luminanza deve avere, vi faccio vedere, posso far partire la mia calibrazione. Allora, è un po' difficoltoso da me perché, non so se riuscite a vedere, perché io ho un EIZO con il calibro incorporato e quindi c'è una rientranza. Che dovresti provare a spostare la videocamera inquadrando, cioè sposta fisicamente la videocamera inquadrando il tuo schermo, perché vediamo solo te. Esatto. Ok. Si vede? Oh, perfetto. Lo hai messo in un punto particolare o in un punto neutro a caso? Quello è il famoso punto G dei monitor. Oh.
Adesso possiamo, sappiamo quindi anche questo. Questo erotico, possiamo a questo punto definirlo così. Ma tra l'altro tutti si lamentano del 5G, no? Ma ora che ne abbiamo trovati 5 di punti G, tutti si lamentano. Per riportare un po' la conversazione. Non livello. Frenate, vogliamo vedere... C'è Cuccato che... questa domanda la pongo perché poi è una domanda che porrei anch'io. Dice Cuccato, tra il mio Mac e il mio iMac 27 e la mia Cintiq 27, mi devo fidare di più della mia Cintiq, non che avessi dubbi visto il discorso lucido opaco, o del mio Mac? Ti risponderò come mi disse mia madre quando ero piccolo, non ti devi fidare di nessuno. Ecco, questo ci ha pagato. Vediamo un po' questa calibrazione. Allora, spero che alla fine di questo webinar avrete un po' di risposte. Ci arriviamo. Per darvi gli strumenti per essere indipendenti. Quindi guardate ragazzi, faccio partire... Ok, passiamo dopo alla domanda. Vai. Stai misurando? Questo è il software, che c'è insieme al, diciamo, all'X-Rite che hai scaricato. Sì, è gratuito. Mm-hmm. Ok, vedete che qui vi avvisa che lo strumento deve essere perfettamente aderente al nostro monitor. E qui c'è questa finestra di avviso che io non disattivo mai perché lo faccio vedere spesso ai miei docenti, a chi si deve vedere queste cose. Premo ok, semplicemente vado avanti. Il punto è preferibile il centro del monitor, perché, soprattutto perché quando ci sono monitor di cattiva qualità, quali sono i punti deboli del monitor? I lati all'estremi della cornice, quali sono appunto un po' deboli, quindi diciamo che quello, la parte centrale è quella da preferire. Quindi in questo momento ragazzi, tutto queste menate sulla colorimetria, tutto ciò che ci siamo detti, numeri, diagrammi di cromaticità, bla bla bla, si risolvono in questa maniera. Adesso vedo la Rainbow Wheel, che per gli utenti Mac significa che qualcosa è andato in blocco, mi ricorda. Vediamo anche un po'. Se tira la ruota. Allora, magari chiudo un po' di applicazioni. E una domanda, Andrea, questa calibrazione andrebbe fatta quando uno ha il ragnetto, comunque lo strumento per farla, sarebbe preferibile farla, che ne so, a luce spenta per il discorso di non influenza sul monitor abbiamo o con altri tipi? Abbiamo perso Andrea, non c'è più. Penso che il problema che ha riscontrato adesso sul suo Mac abbia coinvolto tutta la connessione, quindi niente, dobbiamo semplicemente aspettare che si riconnetta, se è in grado di vederci e di sentirci. È giusto che sappia che noi abbiamo apprezzato tutto quello che ha detto, almeno fino al momento in cui l'abbiamo perso, e che adesso possiamo cominciare a fare... No, adesso insomma aspettiamo che vogliamo assolutamente vedere dove va a parare, perché sta sicuramente, insomma Andrea, avete capito, sta cercando di costruire un profilo assolutamente... Eccolo qui, un profilo personale. Ci sei? Andrea, ti abbiamo perso per un attimo, non che la cosa ci abbia mandato in disperazione, ma siamo comunque felici di rivederti. Non so se... Stavo per andare a prendere la domanda. La domanda, scusate se vi interrompo, perché vorrei fare più cose possibili questa sera per non lasciare con la bocca asciutta nessuno, soprattutto lo zio. Ho paura di deludere lo zio. No, la domanda che mi è stata fatta, luce spenta, in teoria, e dico a livello teorico, si vede? Ok, il mio calibratore. In teoria, l'ho scollegato io. Chi è Romolo? Non si manifestano ancora. Sì, è Romolo.
Però c'è che anche sì. chi ha individuato nel tuo monitor un trucco, nel senso che stai facendo una calibrazione di un monitor che in realtà è già sì, calibrato. Sì, l'ho detto poc'anzi, queste sono le contestazioni che mi aspettavo. Vi ricordate che vi ho detto all'inizio, ho un monitor che ha il calibratore incorporato, quindi... Penso che questo utente sia Boscarola a questo punto, che non ne poteva più delle sue citazioni, si sta manifestando così. No, è una fanciulla, si chiama Roberta Scalisi. Oh. Ah, Roberta Scalisi, che saluto. Roberta Scalisi è una delle menti di Eizo e ha fatto bene a specificarlo. Questo è un monitor di fascia molto alta che si è appena bloccato. Che è diventato il migliore. No, è collegato al mio computer, il computer deve essere bloccato. Ha fatto bene a dirlo Roberta, perché questo è un sistema di autocalibrazione e in teoria non occorrerebbe fare la calibrazione con lo strumento che abbiamo fatto, perché lo strumento di autocalibrazione di Eizo, e lo dico anche per chi ha degli Eizo o chi ha degli Eizo sicuramente non sta guardando questo webinar, ha uno strumento che si chiama Color Navigator, che è questo qui, che permette di utilizzare se vuoi fare il livello software devi mandarci in sharing il tuo schermo adesso in questo momento. Okay. Preciso non ce l'ho. Okay. Eccolo qua. Ok, questo è il Color Navigator di Eizo ed è specifico per questi strumenti, quindi in questa sede non ne parlerò, ecco, di Color Navigator, però appunto il Color Navigator si serve del calibratore che ha incorporato questo monitor, che vedete che si guardate dov'è, si annida lì sotto. Quella rientranza lì, se si vede. E quindi si può fare anche una calibrazione programmata, io lo faccio andare di notte, e rispondendo alla domanda di prima, se bisogna avere un ambiente buio o un ambiente luminoso, in teoria non occorrerebbe, perché essendo lo strumento ben attaccata al monitor non ha infiltrazioni di luce. Sì. Però, ultimamente parlando di Color Navigator 7, il Color Navigator 7 consiglia appunto di farlo in un ambiente non luminoso, perché potrebbero esserci delle contaminazioni luminose. Ed è quello che faccio anch'io quando utilizzo la calibrazione che stiamo facendo. Quindi, sperando che questa volta parta, altrimenti abbandoniamo. Alla fine è tutto molto interessante, adesso non voglio, però alla fine ottieni un file che è il profilo colore, no? Perché sarebbe interessante capire a questo punto come... innanzitutto che questa è una procedura consigliabile per chiunque lavori seriamente, professionalmente, con i colori. Cominciamo a fare andare un po' questo scenario, che sia adesso lavori di correzione colore come quello che ci hai fatto vedere prima, ma chiaramente anche chi lavora con il colore nel senso che lo crea, come fanno i coloristi. Ma una volta che io ho ottenuto una calibrazione del monitor, come la uso? Perché penso che... E questo è il bello. E questo è il bello, perché non dovete fare assolutamente niente. Allora, la calibrazione non parte perché probabilmente c'è... devo dire qualcosa di negativo su Apple. Apple, purtroppo, questo sistema operativo, l'ultimo che ha generato, mi sta dando più problemi mai avuto dai tempi di Snow Leopard, insomma. E quindi alcune... Sei su Catalina alcune, o su Mojave? Catalina, ok. Quindi Photoshop non funziona bene, poi dipende tutto, è sempre device dependent, cambia da dispositivo a dispositivo. E in questo caso anche lo strumento di calibrazione... Ah, è partito. Lo vedete? Aspettate. Ti hanno sentito parlare male della Apple e hanno direttamente... Adesso non li vediamo più, però ci sono stati come dei lampi. Ok.
visto la tua faccia, okay. Di colore. Vedete? Boscarol. Ok. Bene. Questo è il punto, in cui il software mi richiede di modificare la luminosità, la famosa, il punto di luminosità che abbiamo impostato all'inizio. Ok? E vedete che il luminanza bianco di destinazione, non so se si vede bene, è 100, è piccolissimo magari. Vediamo se riesco. Di destinazione, noi avevamo 100, abbiamo messo 100, luminanza bianco misurata 101. Con gli ISO, devo dire, ISO ho livelli di precisione altissimi, che non perché Roberta ci ascolti, ma purtroppo bisogna dire le cose come stanno, che ISO non ha rivali attualmente, ci sono monitor molto validi, ma così come ISO, il livello di precisione che ho raggiunto con ISO su moltissimi aspetti, non sto nemmeno a dire che cosa fa ISO, però per dirvi, questo valore di luminosità che avevo lasciato così 2 mesi fa è rimasto fermo lì, quando la calibrazione per vari motivi può andare un po' a farsi fregare. E qui abbiamo livelli di precisione molto alti. Vabbè, quindi questa spunta verde mi indica che il livello di luminosità che abbiamo impostato all'inizio è stata raggiunta, a dire il vero ho 101, una candela metro quadro, non va bene in questo senso. Con l'ISO potrei andare a fare una modifica sulla luminosità ed essere precisi. Quindi ragazzi, cosa sta succedendo adesso? Si stanno, ecco perché non può essere fatto ad occhio questo sistema. Abbiamo due dispositivi che stanno comunicando fra di loro. Abbiamo un monitor che sta parlando, e poi farò una similitudine che trovo piuttosto azzeccata. Per quanto mi riguarda, questa mi prende il pregio di averla inventata io. Stanno comunicando fra di loro. Alla fine di questo discorso, di questa maieutica intrapresa fra il monitor e il calibratore, si genererà un profilo ICC, che è la, insomma, l'insieme dei... No, è difficile per me esprimerlo in parole semplici. Sei emozionato. In questa maniera. Siamo molto coinvolto, molto... stai sudando. No, in questa no, non sto sudando, però per me è sempre un motivo di sfida cercare di rendere le cose più semplici possibile. In questo senso, con Zio Atos, abbiamo fatto un esempio. Quando... tutti noi, adesso facciamo un piccolo esperimento tra di noi, Federica, Veronica e Atos. Sì, scusami, non mi sta venendo. Adesso vi chiedo di dire la frase nel vostro dialetto. La seguente frase. Se dobbiamo andare, andiamo. Se non dobbiamo andare, non andiamo. Federica, lo vuoi dire? Ok, si è mai yim, si ne mai nim. Emirati Arabi, secondo abruzzese. Veronica? Se cayendo andem, se cayendo andamia, andemia. Ho capito pandemia nel mezzo, vabbè. Io non lo so, ho paura. Cercato ho di paura cercare il mio dialetto da una vita, adesso mi chiedi molto. Com'è in italiano, scusami? Se dobbiamo andare, andiamo, se non dobbiamo andare, non andiamo. E se sa di andare, no. Se va, se no non se va, non credo. I toscani hanno questa brutta abitudine di parlare italiano, anche quando fanno il dialetto. No, quello ma che vi voglio dire... Sono un buon rappresentante. Quello che vi voglio dire, è in questo caso, nel mio dialetto si dovrebbe dire cinamasce sciamne, non cinamasce non diciamo scemo, no? Ok? Abbiamo detto delle parole che hanno una derivazione comunque dall'italiano, per quanto possa sembrare difficile questa cosa da capire, ma è incomprensibile per molti altri. Quindi, quando noi andiamo a calibrare il monitor, è come se insegnassimo al monitor di parlare il linguaggio dei colori, appunto come
se noi imparassimo ad utilizzare la dizione, che è quella disciplina che ci permette di parlare senza inflessioni dialettali, ok? Una volta che abbiamo imparato la dizione, possiamo dire se dobbiamo andare, andiamo, se non dobbiamo andare, non ci andiamo. Quindi con le O aperte, vocali chiuse, ok? Quindi, quando noi andiamo a creare un profilo ECC che va in una specifica cartella del nostro sistema operativo, è la somma delle competenze che abbiamo acquisito in un corso di dizione. Grazie a quel file, il profilo ECC, il monitor riesce a parlare il linguaggio specifico dei colori che poi viene capito dai software, è lo stesso unico comune denominatore con cui parlano le macchine che descrivono il colore. Quindi in questo caso vedete che tutte quelle menate che abbiamo fatto... Ma scusami, fisicamente dopo c'è un prima e c'è un dopo la calibrazione. Dopo, sì, la mia esperienza di lavoro sullo schermo con i colori calibrati cambia dal prima? Cioè, io non parlo di misurazione o di numeri, parlo proprio di percepire dei colori diversi da quelli che percepivo prima. Perché... Caspita che sì. Nel senso che il fatto che siano diversi non vuol dire necessariamente che siano preferibili, però. Nel senso che io magari mi sono comprato un bellissimo monitor che mi spara i colori super saturi, mi piacciono tanto, faccio la calibrazione e mi ritrovo un monitor con dei colori che magari gradisco di meno, punto di domanda. In bocca... Ma qui appunto la questione che ho posto prima... La gestione del colore se ne frega assolutamente niente di niente che a te piacciono o non piacciono i tuoi colori. Dobbiamo con la calibrazione portare il monitor in una condizione nota, okay? Cioè che parla un determinato linguaggio, cioè che a te piacciono quei colori super sparati lo puoi fare benissimo in un monitor calibrato andando a ottenere quei colori sparati nel tuo file specifico, lo puoi fare benissimo. Ma il compito della calibrazione del monitor è mettere il monitor nelle condizioni di poter parlare un linguaggio specifico. E questo, ritorniamo a un discorso importante. È vero, se io ho fatto un corso di dizione anche con pessimi risultati, da come potete sentire, ma l'aver fatto un corso di dizione, non io che ho questo tipo di voce un po' stridula, un po' nasale, anche se ho fatto un corso di dizione e dico le parole in maniera corretta, non mi fa diventare la voce come quella di Vittorio Gassman, ok? È lo stesso dicasi per i monitor. Quando andiamo a calibrare un monitor di fascia un po' più basso, otteniamo comunque il meglio che può fare con le sue caratteristiche tecniche. E andiamo a rispondere alla domanda che ha fatto iniziare tutto questo. I monitor, ragazzi miei, quando mi dicono ho un monitor, un LED cinema display a sinistra e una Cintiq dalla destra, quale mi fido? Non ti devi fidare di nessuno. Cioè, perché? Perché? Perché il RGB, cioè il metodo in cui i monitor, i dispositivi, gli iPhone descrivono i colori, vengono descritti da una matrice. Ogni matrice, ogni casa, che sia Eizo, BenQ, Apple, Wacom, ognuno ha una tecnologia differente per poter descrivere quei colori. Quindi anche calibrando nella stessa identica maniera il LED cinema display a sinistra e la Cintiq a destra, non otterremo mai lo stesso risultato. Mi dispiace che si pensi che la calibrazione risolva questa questione. È già molto difficile, due monitor identici calibrati alla stessa maniera, è già difficile avere risultati simili. Se si parla di due Eizo, sì, ok, se si parla di due BenQ, sì, va bene, però quando abbiamo un monitor con case completamente differenti, in bocca al lupo. Cioè, quello che si può fare davvero è calibrare
i monitor nelle condizioni più simili possibili. Se io visualizzo lo stesso colore, mettiamo che riempio il mio schermo con lo stesso colore, sullo stesso programma, con le stesse impostazioni di gestione, su due monitor diversi di fascia simile, calibrati e calibrati correttamente con tutto il procedimento che ci hai fatto vedere, con il misuratore, eccetera. Comunque non vedremo lo stesso colore. No, esattamente come una Fiat e una Peugeot, entrambi motore 1500 centimetri cubici, accelerando abbiamo due rumori differenti. È assurdo pensare che otterremo due rumori identici, anche se il meccanico sta lì a mettere il borotalco sulla cinghia di distribuzione. Dobbiamo uscire da questo concetto che diverse tecnologie possono riprodurre il colore in maniera identica, perché ogni casa ha la sua estetica. Enzo decide di fare, di riprodurre i colori in quella, cioè di dare ai pixel del proprio monitor quel tipo di aspetto, quel tipo di tecnologia. Ogni caso è una tecnologia, che possono essere diversi. È lo stesso discorso che quando andiamo a Euronics Troni e abbiamo 200 televisori collegati sullo stesso segnale, vediamo diversi aspetti. Ma perché cosa credete? Che per ogni casa ci sia un segnale diverso? Il segnale è unico, ma la matrice, la tecnologia cambia. E mi dispiace che io abbia dovuto parlare più di un'ora per dire questa cosa. No, no, sì, potevi dirla un'ora fa e ci rispondo. Però, però ecco, questo è un punto fondamentale. Ok, preso atto che la realtà oggettiva del mondo fuori dalla nostra esperienza è questa, un professionista cosa deve fare in questo caso, trovandosi in due colori diversi e dovendo comunque portare a casa la pagnotta e quindi fare un lavoro con un colore? Aggiungo una sottodomanda a questo, sempre quello che ci diceva Cuccato, per esempio lui dice che tra questi due schermi lui ha proprio delle dominanti differenti. E quindi diciamo come girarsi, come riuscire a sopravvivere. Ha due dominanti, torniamo sul piano filosofico. Dovrei chiedere che sistema operativo ha. Allora, le domande alla fine magari rispondiamo. Che sistema operativo ha? Se ha calibrato mai un monitor? Se nelle impostazioni di colore ha assegnato due profili differenti ai monitor? Perché quando andiamo ad esempio su Mac, adesso non ho un PC davanti. Io comunque ho un iMac, come ha detto prima, 27 pollici con Catalina, e poi penso parli della Cintiq, l'altro. Cintiq 27. Sì. Esatto. E ha delle dominanti e quindi non ha mai calibrato nulla. Beh, per calibrare, allora facciamo un velocissimo recap. Chiaramente occorre, per lavorare con un certo controllo su tutto questo, innanzitutto avere un monitor di fascia non troppo bassa, perché altrimenti tutto quello che ne consegue poi non sta in piedi. Occorre calibrare, e calibrare non lo possiamo fare in altri modi se non attraverso degli apparecchi specifici. Dopodiché non serve comunque, perché i colori saranno diversi, ma immagino comunque su... Però, se mi permettete, vediamo se... Questo è una delle... come dicevo prima, bisogna analizzare e capire qual è il problema, no? È come andare dal dottore e capire perché hai determinati sintomi. Se a Mac può andare in preferenze, questa è un'indagine che può fare, e sulla finestra monitor, se ha due monitor, qui basta cliccare raccogli finestre e usciranno le finestre Ti metto in condivisione, vediamo se... Eccoci qua, sì, ti metto completo e nascondo, vai. Lab
Ok, può vedere quali profili sono stati assegnati ai rispettivi monitor. Ad esempio, vedete qui, giusto per tornare alla cosa di prima, il CG279X, che è la marca del modello Enzo che ho, vedete che adesso è assegnato il profilo che ho appena creato. Vedete? Automaticamente il sistema operativo, quando finisce di fare quell'operazione, la va a mettere nella cartella di riferimento e mi dice che quando dobbiamo descrivere i colori con questo specifico monitor devi utilizzare il profilo che ho appena creato. Se, però, guardate, cosa succede? Se vado a mettere profili un po' differenti, vedete che cambia aspetto. E questo potrebbe essere già un punto di partenza per cercare di capire se ci sono problemi molto seri, perché ad esempio questo qui, vi faccio vedere, questi sono, è il profilo del mio, mio televisore, questo è del mio vecchio Enzo CG277, può già fare un'analisi di questo tipo. Una volta che cerchiamo di capire, adesso ho scombinato tutto anche, sì, vabbè, lo risolvo facilmente perché so già che questo è il monitor che ho creato. Comunque questa è un'operazione che quando avete calibrato non va fatta. E Matteo, prova a fare queste cose innanzitutto. E vediamo, poi magari ci sentiamo separatamente per capire qual è il tuo problema specifico. Una volta che ho finito di fare la calibrazione, è importante non andare di nuovo il tastino della luminosità, andare ad aumentare o a diminuire. Perché se abbiamo calibrato il monitor, l'abbiamo reso in una condizione nota, dobbiamo farlo rimanere fermo lì. Ecco. Quando fare la calibrazione dipende dal vostro grado di accuratezza. Io lo faccio sempre o prima di un lavoro molto importante o una volta al mese. Da quando l'Eizo, che lo fa tutto in maniera automatica, non lo faccio più, lo faccio soltanto sul MacBook Pro. Quindi, ci hai dato una bellissima carrellata che è arrivata poi al succo, al punto più importante, che era quello proprio dove ti attendevo, insomma, cioè capire far dialogare fra di loro i colori di due monitor diversi, che sia Cintiq o un iMac o un MacBook o un Eizo, eccetera, eccetera. Ecco, io non so se adesso, anche perché chiedo anche a Federica e a Veronica, perché siamo andati un po' lunghi questo giro, ma mi dispiace, ragazzi. No, io starei qua ancora 2 ore, capisci? Cioè, il mio problema a questo è questo. Punto, dobbiamo capire se... se Andrea vuole, adesso a prescindere da come volete quanto volete continuare, eccetera, sicuramente se tu vorrai tornare a farci compagnia nei prossimi mesi qualche volta, tanto noi come dicevamo l'altra volta, adesso anche finita la quarantena, non tutti i mercoledì, ma una volta magari, che ne so, una volta al mese o con differenti frequenze. Programma settimanale pieno sicuramente per tutto il mese, cioè ogni mercoledì. Se vorrai tornare, noi siamo a tua disposizione. A pagamento, certo. Appuntamento per i casi più disperati, più importanti, come una prosecuzione. A questo punto sarebbe bello proprio spendere altrettanto tempo proprio in quello che avviene da ora in poi, cioè l'inizio di una gestione colore sui vari software, a livello, visto che abbiamo risolto la parte hardware, la risolviamo comprandoci un misuratore, che il nome scientifico è uno spettrofotimetro, o altre parole tecniche che adesso ci dirà Andrea. E non ci sono alternative. C'è una domanda, scusami, finisci pure. Sì, no, dicevo, perché da questo momento in poi, finito la calibrazione del monitor, acquisito un profilo che contiene correttamente tutti i colori che è capace di riprodurre quel monitor,
dovremmo imparare ad usarlo, cioè a metterlo all'interno di un percorso di lavoro che riguarda chiaramente il programma con il quale stiamo lavorando. Normalmente noi ci riferiamo sempre a quelle impostazioni come le usa Photoshop o comunque i programmi Adobe, quindi Photoshop, Illustrator, InDesign, ma noi che di mestiere cerchiamo di farci pagare anche usando altri programmi, noi comuni tipo mortali, tipo Studio Paint, tipo Corel Paint, tipo anche altri programmi magari meno conosciuti, ma molti di loro hanno comunque all'interno una gestione colore che sarebbe importante usare correttamente, magari. Quindi ecco, mi chiedo e chiedo a voi, a Federica, a Veronica, a Andrea, ma anche a tutti gli altri 2900 diciamo membri del gruppo, se vogliamo proseguire ad oltranza adesso a parlare di queste cose, o se effettivamente dire... organizzare un secondo incontro, a questo punto non un mercoledì ma un altro giorno, per ripartire esattamente da qui, al netto anche degli impegni che possiamo avere in questo momento. Prego. Io direi che la parte, io direi di fermarci qui, che sì. Diciamo... purtroppo mi ero, volevo fermarci qui, nel senso che purtroppo ho in questo periodo degli impegni improvvisi, nel senso che in questo periodo ci sono i ragazzi che devono laurearsi e sono stato scelto come relatore di tesi da parte di alcuni ragazzi. Purtroppo avevo dato un appuntamento alle 18 pensando di sbrigarmi prima e dovrei andare. No, pensando di... Allora, noi ci scusiamo con la persona con cui avevi preso appuntamento. Ho già risposto tardando di 30 minuti, quindi ma tanto lui non si muove, non va da nessuna parte, quindi ecco. Non ha impegni, ecco. Allora facciamo una cosa, scrivete, allora Andrea avrà leggerà i commenti sotto il nostro video della chat nelle prossime ore, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, con calma, e risponderà quando può e se riesce a alcune vostre domande. E poi, se volete appuntarvi qualcosa e poi chiedercelo la prossima volta, chiederglielo la prossima volta che ci vedremo, penso che si potrà fare anche così. Allora, noi diremmo, lancio comunque questo buon proposito di fare un secondo incontro con Andrea, dove ricominceremo a parlare esattamente da questo punto. Faremo tesoro delle domande che vedo fioccare, tipo se mi piace la resa del mio monitor, perché stampa rimane fedele e voglio che la Cintiq abbia lo stesso profilo colore. Ecco, la classica domanda che farà impazzire Andrea, lo so già, me lo sento dentro. Preparati. E quindi non lo faremo magari di mercoledì perché abbiamo già una scaletta piena, ma insomma troveremo e vi comunicheremo come farlo. È stato assolutamente interessante e gratificante, penso che siate tutti d'accordo con me. Andrò subito a fare la calibrazione dello schermo adesso. Andrei subito lì a ridipingerti il muro da quelle strisce verdi. Sono veramente contento, sapevo, insomma, perché sono mesi che cercavamo di convincere Andrea a intervenire con dei post, con dei post-it. Ma essendo, giustamente, e oggi avete capito perché, delle materie talmente complesse che comunque, anche nonostante i nostri sabotaggi, ha dovuto impiegare comunque almeno al netto 10 minuti, perché poi il resto sono stati i nostri interventi. Però insomma non si potevano condensare così tra un lavoro e un altro, ammesso che quello che faccio Andrea si possa chiamare lavoro, ma soprattutto a mia discolpa, non so quale monitor guardate adesso, a mia discolpa vorrei farvi vedere una cosa, guardate il mio monitor, giusto? Lo guardate. Qui c'è il gruppo Wacom Intergroup Italia, vedete? E, qui ho in file, avevo già cominciato
a scrivere, vedete, introduzione alla gestione delle spese. Che spettacolo. Ah, l'hai messo dentro il gruppo, a nostra insaputa, io non ne sapevo niente che c'era. Ma te l'ho detto un milione di volte. Sì, me l'hai detto, ma che avevi fisicamente creato un file e messo lì dentro, lo hai fatto a nostra totale insaputa. E forse ha fatto la stessa cosa anche in chissà quali altri gruppi. Forse anche Boscarol si ritrova. Mi dispiace molto perché sento che sta per arrivare una denuncia sicuramente da Boscarol. Va bene. Comunque avevo cominciato a scrivere l'articolo, soltanto che, come vedete, hai una vita. È molto da dire. È molto Quindi andate da dire. Tutti quanti dentro il gruppo a spulciare. Perché molte cose sono già state scritte, come vedete, e altre... No, è incompleto, lasciate perdere, è incompleto. Devo lasciate perdere. Facciamo così, andiamo a ripassare tutti la Gestalt prima di tutto e poi ci rivediamo. Sono felice, sono anni che parlo del potere della Gestalt alla gente e adesso finalmente diamo un grande cuore ad Andrea, eccolo qua. Sì, siamo all'inizio di una nuova setta religiosa che parte da oggi dal gruppo Vacom. Io ho smesso di credere nel potere della Gestalt e ho cominciato a credere nel potere dell'Inps. Però vabbè, è la differenza di fuoco, di volume di fuoco, un po' preso. La Gestalt è impotente, non è che... Bene, io veramente sono comunque, per quanto, insomma, avrò capito pochissimo sicuramente di tutto, ma comunque mi è rimasta una grande impressione, ecco, diciamo così. Ringrazio ancora, rinnovo tutti i ringraziamenti che ha fatto anche Andrea all'inizio delle sue prime 40 slide, dove... ringraziava uno per uno tutte le persone che ha incontrato nella sua vita, che è stato un pochino indelicato dargli la colpa di tutto quello che ha detto adesso, però abbiamo apprezzato anche questo. Bene, Andrea, allora, grazie ancora. Namaste. Grazie a tutti e chi è riuscito a sopravvivere fino adesso. Ci vediamo la prossima volta, molto volentieri. Pagatemi visibilità. Pensieri colorati a tutti. Okay. Facciamo il possibile. Ok, saluti a tutti. Esco dal broadcast. Ciao. Ciao. Ciao.